Ovviamente sbaglio sempre grafica, non ci posso fare niente, ma buonasera a tutti, Hello. amici videospettatori, e benvenuti in una nuova puntata di Omori. Omori, senza ho, perché sennò Omori. è Game Freak. Buonasera ragazzi e ben ritrovati. Ben ritrovati, come state? Io ho contato i minuti che mi separavano dal ritornare in live a fare questo gioco perché voglio sapere di più di tutto. Grazie Alice, quella del basket che siamo nel 11° mese, il Pipo Ritto non verrà mai sconfitto, non raccontiamoci balle, grande il tuo padre, siete dei tipi a posto, viva il rosto, ormai siete tutti menestrelli, non ci si può fare nulla. Grazie ragazzi di essere qua già dalle 6, andremo avanti per parecchio secondo me oggi, insomma, finché ne avremo voglia, ma io sono pieno di voglia, addirittura con Chiaretta abbiamo cominciato già a fangirlare, ma allora che ci mangiamo durante la live, ci ordineremo qualcosa, magari lo fate anche voi e vi mettete davanti allo schermo a godervi anche a cena lo streaming. Grazie intanto a Alice che regala anche una sub oltre a essersi subata a Max 45,99. Siamo già a 250 sub questo mese. Puntiamo alle 350 quest'oggi, quindi 100 subbanze proprio adesso. Con Alice che si è subata e ha regalato una sub. Io ricordo a tutti, insomma, che potete iscrivervi con il Prime, avete il punto esclamativo Prime per farlo. Se avete la coroncina blu accanto al vostro nickname, significa che potete iscrivervi con Prime, ovviamente se non avete già dato la vostra sub Prime a qualcun altro, a qualche altro canale, e iscrivervi gratuitamente vi dà modo di godervi questo streaming senza pubblicità alcuna. Quindi ottimo, credo, per chi vuole veramente farsi una scorpacciata di lore di Omori. Io mi metto le cuffie, ragazzi, e chiedo scusa principalmente a te per farlo, ma voglio godermi almeno finché la mia testa regge. Grazie a Nezati che per la prima volta si sabba con il Prime, per l'appunto. Ah, ok, qui non c'è audio. Dicevo, voglio godermi la colonna sonora al 400%, poi insomma me le toglierò, me le metterò, farò un po' un'alternanza Ora non perché. sento più. Ah, ok, ora sento Ah, più. no, perché proprio non c'è. Ho recuperato tipo i 20 minuti della fine di ieri, ci sono rimasta male per Hector. Ci siamo rimasti tutti male per Hector, visto che tra l'altro c'è stata una poll per salvare sto cazzo di sasso. E Oh, non invece insultare Hector. no. Io non ti insulto, Hector. Sono arrivato appena in tempo, giusto finito di recuperare ieri la live. Bella lì, bella lì. Secondo voi se adesso scendiamo la scalinata gigantesca troviamo Hector? Io non credo. Possiamo provare, per carità di Dio, però dubito. Dubito fortemente che si trovi Hector. E anche oggi si dorme domani, assolutamente. Grazie a Eddie che si abbona per il nono mese. Grazie davvero per avermi fatto scoprire questo bellissimo gioco e buon anno, ragazzi. E ora sarà lunga la maratonazza oggi. Andremo avanti, secondo me, per almeno 6 ore. Poi non so se addirittura anche di più. Oppure no. Non insulto Hector. Ho detto semplicemente che ieri abbiamo fatto una poll per Hai chiamato salvarlo. cazzo di sasso? Sasso di cazzo. Che No, è più è il palle massimo e il sasso di cazzo. Grazie a Davide che si abbona per il 27° mese. Ieri ha anche regalato 10 sub. Ciao Franci, sono 27 i mesi, ma in realtà vi seguo da quasi 5 anni. Ci sono stati momenti belli e brutti, ma voi eravate sempre lì a tirarmi su. E volevo solo dirvi che vi voglio strabene. Vi vogliamo bene anche noi, ragazzi. Grazie delle sub, grazie del sostegno, grazie del supporto, davvero. Cazzo del sasso, sesso cane sesso. Sasso cane sesso. Fra vuole botte, ora rigira tutta la mappa e cerchi. No, non lo farò. No, no, come oh? No, 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 ma ragazzi, ma dobbiamo andare avanti, ma che cerchiamo Hector? Siete pazzi? Adesso, tanto serve dobbiamo. per il secret ending. Può essere, in realtà non è neanche considerato una cazzata. Magari Hector va Infatti cercato non. davvero, ma non adesso che siamo tipo nello spazio, siamo nell'Otherworld per la precisione. Nel Allora, per chi Hogwarts. si fosse perso la puntata precedente, vado a darvi un attimo un po' di preview intanto che vi collegate tutti quanti, anche perché il counter si aggiorna oggi in maniera lentissima. Secondo me in questo momento siamo molti più che 430 persone, da giudicare da quanto va veloce la chat. Quindi credo, cioè non so chi si è collegato magari trovando Mori per la prima volta e non sapendo sostanzialmente che tipo di gioco sia. Stiamo giocando a un gioco molto introspettivo, ovviamente sarà una parentesi corta oggi, però cerco di fare. Vedi, a voi da quasi 800, ma infatti ha qualche problema da un po' di tempo Twitch in generale, insomma ieri lo avete scoperto. E come vedete qui invece si sta aggiornando più lento. E dicevo, non so chi si colleghi oggi per la prima volta. Stiamo giocando a un horror psicologico RPG, Omori,
che sembra basare la sua narrativa su un trauma condiviso da alcuni personaggi protagonisti del titolo, Omori, Kel, Hiro, Aubrey e Basil, e Mary, anche se non sappiamo, per Mary ora mi fermo un attimo, vi parlo 30 secondi anche di Mary, e questo trauma sembra collegare due mondi, il mondo reale, nel quale Sunny, l'avatar giocante, manifesta le sue paure che vengono sconfitte mediante delle lotte, e Omori, ovvero l'avatar dentro la testa del personaggio di Sunny, che invece vive in questo mondo idilliaco pieno di giochi e nel quale anche i pericoli sono comunque molto edulcorati da un environment proprio giocoso, pastelloso, che invece non è assolutamente presente nella cruda realtà. Abbiamo ipotizzato che questo trauma possa riguardare Mary, perché quando nel mondo idilliaco, nel mondo pastelloso, i personaggi guardano le foto di Basil, questo ragazzo con la corona di fiori in testa, a un certo punto Basil sparisce quando si rende conto che c'è una foto che ritrae Mary e che non ricorda di aver scattato, che sembra aver qualche problema, ma non riesce a dire che quale sia questo problema perché sparisce in quel momento. Fa: "Oh no, Mary, tu..." e sparisce. Sei sicuro che fosse una foto di Mary? Sì, abbastanza sicuro. Chiedo anche ai ragazzi. No. Ma mi pare proprio che avesse detto: "Oh no, Mary, tu", e poi sparisce. Però mi sembrava che avesse detto qualcosa del tipo: "Non mi ricordo di aver fatto questa foto, ma è familiare". E poi sparisce senza dire Mary? No, lo dice. Ah, ok. Ma come lo dice è diverso. Non mi sembra che sia una cosa sequenziale. Grazie, del ragazzi, tipo, delle sub. Guardo la foto, "Oh no, Mary", poi sparisce. Non mi ricordavo un collegamento così diretto tra il... Non ho detto che non ci dà. No, ho capito che dici, hai ragione in realtà, è così. Cioè, prima lui guarda la foto, dice "non ricordo di averla scattata", e poi però a un certo punto sembra proprio dire "Oh no, Mary", guardando la foto, commentandola. Io l'ho percepita così, commentando la foto, lui... poi sparisce. Però magari tutto come la interpretavi. Intanto grazie a Lucifer Gale, grazie a Fabrizio che si abbonano per il 14° secondo mese. Dicevi? Dicevo che secondo me dare per scontato che ci sia Mary nella foto non ha un fondamento reale. E questo non significa che non dice No, Mary. Ho capito cosa... Tu potrebbe aver chiamato Mary guardando quella foto senza che Mary potrebbe fosse nella foto. Potrebbe essere una cosa collegata a Mary, non necessariamente una foto di Mary. È vero. Non abbiamo la certezza che sia una foto di Mary. È vero. Questo significa che non ha detto Mary? No, non vuol dire che non ha detto Mary. Non ho detto che non ha detto Mary, non sto dicendo che non abbia detto Mary. Mi ricordo che ha detto Mary. È vero. Sto dicendo che non ha detto una foto di Mary, quindi non possiamo essere sicuri che sia una foto di Mary. Potrebbe essere anche, oppure è vero, ora io questo non ci avevo pensato, potrebbe essere anche Mary che fa qualcosa, magari potrebbe di cattivo e non che lo subisce. Qualcuno collegato a ciò che è successo a Mary. Se Mary avesse subito qualcosa da un altro agente che noi non conosciamo, potrebbe esserci questo altro agente nella foto. E questo potrebbe avergli fatto ricordare il trauma che è successo a Mary. Mi hai appena smontato effettivamente. Anche perché c'è una foto di qualcuno familiare nella stanza in cui giocano, prima di entrare nella foresta, e noi non sappiamo ancora chi sia. È vero. Quindi non possiamo dare per scontato che non ci sia un altro personaggio ancora, perché quando loro sono nella stanza, quella dove c'è il buco a forma di gatto, sì. Quando loro sono in quella stanza c'è quella sorta di altarino con una cornice, una foto, due candele, sì. E l'unica descrizione è una foto di qualcuno di familiare. Non sappiamo chi sia, ma Mary viene nominata. Giusto, perché dicono Basil e Mary ci stanno aspettando per un picnic. È vero. Quindi tendenzialmente quella non è una foto di Mary. Sì. È la foto di qualcuno di familiare che non è Mary. Potrebbe essere, vabbè, allora ritiro quello che ho detto, effettivamente non è certo che sia Mary, ma in ogni caso loro, Basil e Omori, Basil e Sunny, condividono una memoria un po' traumatica, dato che quelle foto vengono commentate in una cutscene nella quale Basil dice: "Abbiamo questi ricordi di noi, non sono il massimo ma almeno esistono e potremo comunque farcene di migliori". Sappiamo anche che Sunny sta per traslocare, per ricominciare da capo, secondo ciò che dice la mamma. Ma io direi, basta con le congetture e entriamo in partita. Tanto, voglio dire, ci sarà modo per farci
delle belle congetture anche in the future. Allora, lo specchio noi non lo avevamo cacato minimamente. Grazie a Kira Durin che si abbona per il 20° mese, mi devo rileggere anche le resub di prima. Una cosa che odio di questo gioco è che si mette in pausa automaticamente quando togli la finestra, un po' come tutti i giochi in RPG Maker. Insomma, l'esecuzione in background con l'era dello streaming mi sembra un po' un must. Comunque, Fabrizio Sino ha detto buon anno a tutti, speriamo che quest'anno sia migliore, speriamo davvero. Grazie anche a Lucifer Gale che ha scritto: ho adorato l'esperienza di ieri, non vedo l'ora di svelare il resto della storia assieme. Grazie anche a Kaonox che, ragazzi, ha le palle veramente tonde come la vita e quindi regala 5 sub a Nadorcas, Premium Trash, Super Alexia e Krishi YW. Bella lì. Allora, ragazzi, noi siamo nell'Otherworld. Grazie mille delle sub regalate, ragazzi, grazie. Ricordo davvero a tutti che potete iscrivervi anche con il Prime, eh. Se Mary fosse la sorella di Sunny Omori, morta in quella casa... Allora, che fosse la sorella Mary potrebbe essere in qualche modo suggerito dal fatto che lei chiami Omori fratellino, però potrebbe essere anche un vezzeggiativo, quindi non so. E dal fatto che gli dice che non ha le chiavi di casa. È vero, è vero, è vero. Gumbo, dice, Gumbo, felice. Grande Gumbo. Ora siamo arrivati in una scala che portava in cielo, letteralmente, e quindi siamo nello spazio, che però si chiama Otherworld, quindi l'altro mondo, letteralmente. Un sacco di umani oggi, dice il signor Zarf. Voi siete davvero grandi fan dei viaggi nello spazio. Ah, e qui la stazione del treno non funziona, quindi in teoria sbloccheremo poi teleport. I distributori del bibite cosa dicono? Una vending machine. Vuoi comprare una tasty soda per 100 clams? Ma col cazzo, sono tanti 100 clams, ragazzi. Scusate, volevo vedere anche l'altra, ma penso venda la stessa cosa. Se li fa un culo. Le macchine non dicono assolutamente nulla. Ci sta Mary dentro, però. Mary, l'altra Mary, quella di Silent Hill. Se posso arrivarci, si posso. Snook. È in momenti come questo che mi ricordo che il nostro universo è bellissimo. Ma come si chiamava? Lui si chiama Gumbo. Gumbo, felice. E lui? E lui è Zarf. Perché? Ah, perché lui è Ganso al contrario. Ah, lui è Ganso al contrario, lol. Però sì, Obmug. No. Lui è l'unico che al contrario ha senso. Avevi? Ragazzi, siamo già quasi 1000 persone. Le 6. Siete impazziti per questo gioco. Allora, specchio che non abbiamo analizzato. No. Ok. I tuoi amici sorridono. Ah, cos'è quello? È il wanted di Pluto. Ah, ok, sì. Acqua per cavalli. Hey hey, ciao mio caro affezionato cliente. Benvenuto al mio shop. Compra qualcosa. Che. Allora, questi danno 50 cuore. Cherry soda illa il 25% del juice. Questa illa 20 juice a tutti. Cazzo, ma allora perché costa uguale? 20 juice è tanto. Cioè, ok, certo, il 25% quando il juice salirà e noi livelleremo sarà di più. Però per ora questa qui mi sembra più valuable. Rubber band aumenta... Ah no, questo è un toy. Riduce il danno a tutti quanti i nemici. No, riduce la difesa dei nemici. Scusatemi, sì, fa danno a un nemico. Sparkler Eppia. Sì. Tra l'altro sono tutti toy, effettivamente. Tutti giocattoli, no? In qualche modo. Come il menu che li raccoglie. È molto strano il fatto che si faccia danno con i giocattoli. Dicevi? Ma aspetta, no, Sparkler non può essere, cioè non è un toy che equipaggi. Infatti quelli sono charm che equipaggi. I toy sono quelli che li usi, quindi sono letteralmente tutti giocattoli. Okay. Riflettevo sul fatto che sono tutte cose per bambini. E poi abbiamo la Life Gem che reviva, ma ne abbiamo già una. Non comprerei nulla tendenzialmente, perché tanto nei dungeon abbiamo droppato un fottio di roba. Quello è Pluto. È lui. Ma perché si nascondono sempre dietro gli alberi? Grazie Killer Fuego della sub, 5 mesi insieme, buon anno, siete chiaro. Ragazzi, grazie davvero delle sub, siete al solito il cuoricino pulsante di questa community. Grazie davvero a tutti coloro che si subberanno. Siamo a 263 sub adesso, vediamo se arriviamo alle 350 oggi. Mi sono già guardato nello specchio.
Allora, questo ragazzo sembra veramente intimidating, sì, minaccioso. Grazie Angelo Annovazzi che si abbona per il secondo mese con il livello 1. Grazie, onorati del tuo livello 1. Thanks. Questo guy quindi sembra molto intimidating, vuoi disturbarlo? Sì. Minchia, Shimegami Tensei. Shimegami Tensei letteralmente la musica. Ma mi sa che ci rompe il culo. Run. No, allora. Ragazzi, Shimegami Tensei 4 stavamo. Vabbè, però c'hai i medici con il picnic lì. Non usare nessun consumabile. Provaci. Sì. Allora, ragioniamola. Potrei seddarlo ed engrare poi. Ci sta, così gli riduciamo la speed. Gli tiriamo sulla difesa, ma se facciamo gli attacchi chainati con il follow up di Aubrey, gli facciamo del Malox. Io lo faccio, ragazzi. Seddo. E poi sapete cosa faccio? Seddo lui, turno dopo seddo me stesso in qualche modo, così lo stabbo. Tanto è un boss. Scusate, cazzo ho fatto? Sedda, ok. No. Attacco qui. Grazie Dani F che si abbona per il quinto mese. Quale braccio? Ah, fuck. Minchia, quindi hai tre target. Allora, ma però posso sedare un braccio? Sì. Allora gli rendo sed il braccio destro. Focussiamo il braccio destro. Annoiamo Aubrey. E qui attacchiamo sempre il braccio destro. Ok. Grazie della sub. Ragazzi, non vi guardo un attimo. Ok. Doppio. Andiamo. Sì, gli abbiamo seddato effettivamente solo il braccio destro, sed, quindi non può più. Non può. No. Ah, però l'attacco è andato sul target di Omori, che in realtà non so. Fuck me. Mi ha tirato un dito nell'occhio. Ha attaccato con un dito nell'occhio Aubrey, il boss. Poi ha tirato un cazzotto a Kel. E poi ha tirato un altro cazzotto a Aubrey e l'ha ammazzata. Io direi che non è un match per me. Ma io la proverei in ogni caso. Sì, sì, ma intanto qui mi seddo. Qui utilizzerei il life gem su Aubrey. No, non usare gli strumenti. Non uso gli strumenti? Hai il picnic qua accanto. Ti butti via gli strumenti per una roba che quasi sicuramente contro la tua portata. Hai poche risorse. Guarda che fai la fine di Silent Hill, che sei shardato. Su cose che non dovevo battere in quel momento. Vabbè. Intanto mi autoseddo, va bene? Cioè sì, provala, ma non usare consumabile. Non uso consumabile, hai ragione. Rebound, qui posso. In realtà posso comunque guardare qui. Qui posso fare un po' di cucina a lui. Ok. Dito nell'occhio. E si incazza anche. E ha flexato il braccio destro e diventa happy. Perché ha flexato. Però adesso io gli. Sed su happy è debole. È super efficace. Ah, è super efficace? Allora cazzo, lo stabbo. Devi attaccare Sed su di lui e Hiro sul braccio. Hiro sul braccio perché è angry. E qui io non faccio niente. Però potrei fare rebound, damaggia tutto. Però 15, cazzo. Ma io me la guardo con lui, senti. Ho due che possono attaccare adesso. Grazie Gommi Panda Jess, grandissima, che sia buona per la prima volta. E ok, let's go. Kel, guardia. Sta bel, voglia. 65 è tanto, eh. È un bel danno. Con l'Omori. No, avrei. Con l'Omori è per curare, vero? Però attacca Omori, così, no?
Però se dati ci fa anche poco lui, Fuck, 28. Perché sei alla difesa bassa. Ed è morto. Non lo so, io non avrei guardato con Kel. Cioè, ti sei perso due turni di attacchi. Cosa avresti fatto? Avrei attaccato. Ah, avresti proprio attaccato. Non hai abbastanza resistenza nel party da permetterti di proteggere. Cioè, o vai full bust o non duri. Cioè, sei con mezzo party morto e lui ha un braccio full vita e gli altri due che sono al 60%. Hai ragione. Ah no, muori qui lo sad e lo rende ancora più sad però. E magari gli faccio più male. Comunque mi sono tirato di più la difesa. Lui è incazzato. Che splendida dimostrazione di forza. Si è cosa? Oh fuck. Attacco su, difesa su, speed giù. Ora tanto rifà un altro turno. Ah, mi ha missato, bella lì. Ok, ora mi ha tolto 10. Devono essere tutti tristi contro di lui praticamente, perché lui fa malissimo. Allora, in realtà non ha tantissima vita, Dio Cristo. Però mi attacca tre volte. Sì. Fai il doppio attacco con fai il follow up di Omori. Sì. Faccio il follow up con Omori e lui non si può sedare. Lui in questo momento è inutile. È inutile, faccio il passo. Eccoci, attack again. Dovrei crittarmela. Ma non me la critto. Ok, 9. Ora mi ammazza Kel, sicuro? No, ok, mi ha fatto doppio attacco su Kel. Ah, ok, posto. Cioè, doppio attacco su Omori. Lui quindi attacca 3 volte. Cazzo, per poco. Ma non penso basti. Sai che forse si può fare in realtà? Sì, si estendere in maniera diversa. Omori non è morto. Ok. 56. Omori non è morto, ragazzi. E allora ammazzalo. Perché non è morto Omori? Perché sei il party leader, tipo. Ma così adesso hai ancora più differenza di Exp. Ma fa parte della storia il fatto che lui non muoia? Palesemente sì. Ma quindi allora non puoi perdere in questo gioco? A quanto pare. È come se Omori si rifiutasse di morire nel suo mondo idilliaco dove è tutto a posto. Plot armor. Ah no, muore ma resiste un turno ad un HP. Ok, ah, ok. Ok, quindi sarebbe morto. Ok, quindi successivo. Bella. Va bene, va bene. Però sì, abbiamo aumentato ancora di più il divario tra i PG. Vabbè, pace. Non male. E abbiamo fatto un achievement che è... ora li vedete gli achievement oggi. Ed è volato in cielo. Ok, tiriamo una curatina e una salvatina. Cazzo, non abbiamo usato nessun oggetto. Omori, depressed dies twice. Ciao, ama. Esatto, abbiamo fatto veramente la sekirata. Salviamo. Ok, bella lì. Ragazzi, ma quando siete diventati 1022? Vabbè, non importa. Alle 6:30 non penso di aver mai fatto 1000 persone. Vuoi fare un picnic con i tuoi amici? Sì, perché non l'abbiamo mai fatto, se non sbaglio qua. Omori a stardi. Senza mesi. Quando divento grande voglio diventare un pirata dello spazio e andrò e viaggerò per tutto l'universo. La nostra ricerca di Basil ci ha portati veramente lontani da casa, eh? Omori foca il nastro, davvero ragazzi. Intanto siamo già a 270 sub, ridendo und scherzando. Se viaggiare per l'universo è quello che vuoi, beh, devi... Hai veramente acquisito un vantaggio con questa ricerca di Basil. Mi chiedo quali nuovi amici incontrerò e quali nemici dovrò affrontare. Sarà l'avventura delle avventure. Sei veramente uno sconsiderato, sì, Kel.
ti sei già dimenticato che stiamo cercando Basil, l'investigatore, te lo ricordi? Il nostro amico Basil che ha bisogno di noi? Sì, lo so, sto solo cercando di essere positivo. Ho fiducia del fatto che lo troveremo e lo salveremo, perché gli eroi vincono sempre dopo tutto, no? Vero io? Molto divertente, Kel. Bella lì. Chissà se avere questi dialoghi ha un impatto sulla trama. Secondo me sì. Cioè, se non li caghi. Comunque c'è una casa a forma di drago con le a... Salamence. È Mega Salamence, ragazzi. Letteralmente Mega Salamence Chonky. Vai un attimo su. Ok. Infatti questo si vedeva nel trailer. Io ero curioso di la sono... bambina. Ma anche il regalo. Che regalo? È il cuscino da bambina. Sono praticamente le cose che hanno sulla mensola nella prima stanza. Ma e dici che sono solo robe di questo mondo o di tutti i mondi? Nella mensola della prima stanza, secondo te hanno solo cose riguardo questo mondo o tutti i mondi? Perché sulla mensola c'era anche il toast. Capito? Cioè potrebbero essere citazioni a tutti i mondi. Però effettivamente sia il regalo. Però due su non mi ricordo tipo che erano sono qua. Vabbè, osserviamo la prossima volta. Allora, parliamo con Guascone, che ci dice: oh merda, mi sono dimenticato la mia fotocamera a casa. Che viaggetto è senza farsi delle foto o fare delle foto? Il frullatore c'era anche, vero? Bravi. Il frullatore, la pianta con l'occhio. La pianta con l'occhio, già. Quella sorta di altarino con la foto di chi, non si sa chi. Junior non sa stare fermo. Tutto quello che vuole fare è andare fuori. Grazie a Halogen che si abbona per la prima volta. Benvenuto in famiglia e 270 sub. Signori, il potere è grandissimo in voi. Ma è un grandissimo potere. Mi dispiace disturbarti, ma hai visto mio figlio? Ok, quindi la quest è trovare sto figliolo che non sa mai stare fermo. Ci siamo distratti per meno di un secondo e lui è scappato di nuovo. Poi per favore dagli un occhio, un'occhiata, e lo riconoscerai quando lo vedrai. È come me. È come me, ma sono mica conigli. Sì, sono conigli. Noi ammazziamo i conigli. Vabbè, ma noi ammazziamo i conigli della foresta. Ok, no, che ci dice la stessa cosa, quindi GG. Non penso di averlo ammazzato, spero di no. Qui? Ah, possiamo accendere e spegnere il televisore. Una famiglia felice. Dormono tutti e tre nel letto insieme, infatti. Un extra wide bed perfetto per dormirci in tre. Una libreria piena di DVD. Ci sono video di famiglia dappertutto. Le macchine erano nel playground dove ho giocato a nascondino. Sì, vabbè, però erano macchine giocattolo, quindi non so se fanno parte di una specie di simbolismo ricorrente o semplicemente un caso, un riciclo degli asset. Per capirci, un centauro che vince delle corse di cavalli, direi. Il più cavallo, secondo posto. E il più piccolo centauro, primo posto. Il più piccolo centauro. E accendiamo anche la televisione. Miniest. Ok, è veramente uno small centauro lui. Small si chiama. No, small. I'm small. The world's smallest creature. Guarda quanti award per la smallness. Bravo. Quindi comunque chi ha giudicato questa gara del più grande dei cavalli, più cavallico dei cavalli, c'è anche un certificato sul muro, lo andiamo a leggere. Comunque ritiene che i cavalli debbano essere anche piccoli. Eh sì. Perché sei il most orso. Però è il secondo posto. Kintivri. Però è il secondo posto. Il secondo posto. Il primo secondo te è più grande? O più piccolo ancora? No, non è possibile perché lui è primo sempre. Allora Kintivri. Kintivri. Primo posto. Grandissimo, ok, quindi e qui? I libri più piccoli di tutti? No, ok. È un po' polveroso. Achiu! Ragazzi, la colonna sonora di questo gioco è spacca. Ok, abbiamo un coniglio di polvere. Ho tanta voglia di scrivere la colonna sonora per un gioco quando sento queste cose. Allora, coniglio di polvere. Un coniglio di polvere perché si dice davvero in inglese
bagno per indicare le palle di polvere. Ah, è un giusto, quindi è un gioco di parole, ok. Dust Bunny infatti si chiama. E ma qui io attaccherei con tutti, con magari un follow upino. Dust Bunny sta cercando di tenersi tutto insieme, ma io passo a Aubrey e faccio l'attacco di Aubrey. Ah, lol. Ragazzi, Hyper Strategies, puh. Ma è un coniglio di polvere. È un coniglio di polvere, effettivamente. Ho trovato una rubber band. Omori fa il 6, Aubrey fa il 5. Ok, quindi ora c'hanno preciso un livello di distanza, non è tantissimo. Contando che non è detto che poi alla fin fine... Guarda il Dex. Giusto, guardiamo il Dex per il Dust Bunny. Full fast. Dust Bunny è il più starnutesco di tutti quanti i conigli. Ama nascondersi nelle librerie e sotto il letto. Sembra un po' timido. Bella, ha ragione. Spegniamogli la luce. Un letto. Puzza di stalla. Fattoria. Ok, quindi lui vive, non so perché, dentro un drago. Lì ci sono i conigli. Andiamo su, prima. Starnutesco major petaloso. Starnutico. Parliamo con Ferris, che ci dice: questo posto... Pristine cosa significa? Grazie a Bishop Cobarde che ci raida con 160 utenti. Benvenuti a tutti. Grazie, benvenuti. Benvenuti a tutti e grazie mille. Questo è Omori, signori. Un bel giochino che parla di, in realtà, cose tristi, a quanto pare. Morte, depressione, ansia. Ma lo fa con questa faccia Ma lo fa con questa faccia iper mega funny e iper starnutesca. Allora, cosa stavamo dicendo? Che Pristine. Cosa significa Pristine? Puro. Allora, quindi, era una pura... È incontaminato, direi. È incontaminata, in riserva naturale. Ma grazie Maioki per la sub. Grazie ragazzi, 271 ora. Io ricordo a tutti, se non l'avete ancora fatto, che potete subarvi al canale a pagamento 4,99€ con il Prime. Passate il mouse sul video dello streaming, se esce fuori un tasto con su scritto Frizza Brady, lo cliccate e vedrete cose incredibili. Vi seguo da anni, scrive Alogan, che si è subato oggi. Il primo video è stato quello sui motivi delle debolezze dei Era il secondo video che abbiamo fatto. Il secondo video, sì. E ho pensato che era ora di dimostrare un po' di supporto economico. Brofist, ragazzi, e grazie a Nick Hunter che regala 5 sub, signori. Grazie. Il vostro potere è massimo, 276 sub, let's go. Allora, quindi con i turisti poi è tutto andato a puttane. E si è accumulato un po' di spazzatura. Raccogli la tua spazzatura. Non è così difficile. Guarda effettivamente la descrizione anche di Pluto. Giusto. Salvo che Pluto, ovviamente i boss rientrino nei faux facts. Che non capisco quando arrivi alla fine. Eccolo. Oh. C'è anche quindi c'era anche boss, bella lì. Ci eravamo fermati troppo presto. Allora, è un po'... è un po' duro sugli spigoli. Cioè, Rough Around the Edges si usa anche per le cose che non sono... ben curate, ok? Sì. Però in questo caso è tipo spigoloso, nel senso, nei modi è rude. Sì. Ok? Sì, sì. Può essere un nemico o un amico. Mentre l'Old Sprout mi sa che non l'avevamo letto. No. Quindi l'amato nonno e tutte quante le talpeme. si dice che ami tutta la vita nella foresta e che tutte le forme di vita, immagino, nella foresta, e che tutte le forme di vita della foresta provengano da lui. Quando non è impegnato a mantenere l'equilibrio della foresta, ama sedersi. Piccino. E noi l'abbiamo picchiato. Ah, e poi lui è ancora. Cioè, sappiamo che si chiama Pluto perché l'abbiamo trovato in un cartellone, ma ancora a quanto pare loro non hanno ricollegato la cosa. Quindi è una flexing rock molto misteriosa. Mentre Kel ama i suoi muscoli. E basta, non abbiamo visto altro. Anche io voglio i peluche, sì. Voglio tipo i peluche di tutti. Entriamo, aspetta, però qui c'è uno scintillo. Voglio vedere quel cuscino da quando mi sono. Ci entriamo. Grazie a Nicoli Carenale. Faccio fatica a seguirvi live, ma mi fate un sacco di compagnia in differita, quindi vi amo Chissini. Ti amiamo anche noi. Grazie per il quarto mese di sub. Sono dolcissimi ragazzi che non seguono spesso il live, ma comunque vengono per resubbare. Cioè, 4 mesi insieme e dice non viene mai in live. Grazie, ragazzi, siete dolcini, grazie.
Sì, le descrizioni sono fatte dai personaggi. E grazie a Dragon Golder che siamo ora per il secondo mese. Ciao, sede Chiara, grazie per la compagnia. Vi seguo da praticamente sempre e sono cresciuto con voi. Oh, mamma. Apprezzo l'impegno che mettete. Spero di incontrarvi e darvi buongiorno. Speriamo che si possa presto. Ah, e c'è effettivamente lei dentro. Un tavolo pieno di merchandising di una tizia un po' strana. Ok. Una libreria piena di libri su una persona un po' strana. Una statua fatta con le fattezze di una persona un po' strana. È fastidioso. Ok, un fastidioso suono sta uscendo fuori da questo stereo. Vabbè, tutto strano. E sul letto che ci dici? Ah. Un sorprendentemente normale letto. Lei. Se riesce a prenderla. Non sa che mi evita apposta. Ah no, ok, Pessi. Ciao, io sono Pessi e come hai notato, amo i cuoricini. O Sweetheart. No, credo che Sweetheart sia questa persona. Penso che lei sia. Ah, amo Sweetheart. Ah, lei è una cosplayer. Vestita, sì. Ok. Sì, hai ragione. Hai ragione, ok. Ho comprato tutto il merchandising mai uscito su di lei. Ho i poster di Sweetheart, le figure di Sweetheart, gli sticker di Sweetheart, il cat, vabbè, roba. E sono sicuro che non troverai una collezione più completa da nessun'altra parte del mondo. Chiamami super... chiamarmi una super fan sarebbe un sottovalutarmi, sì, sarebbe un eufemismo. Io sono l'ultimate fan. Sì, la, ultimate la funniest fan. Funniest fan, sì. La più grande fan della storia. Esatto. Ah, lascia che ti racconti di quella volta in cui ho quasi incontrato Sweetheart. È successo che stavamo mangiando nello stesso ristorante per caso, ovviamente. Immagino fosse il destino. Abbiamo anche ordinato lo stesso piatto. Non che io abbia visto cosa avesse ordinato, sì. Non ci mancherebbe. Ho anche provato a pagare per la sua cena, sì. Ma... Avevo appena comprato una statua a dimensioni naturali appena rilasciata di Sweetheart il giorno prima e non potevo permettermelo. Ok. Grazie Matex per la prima sub al canale. Grazie. Immagino che sia stata una cosa buona alla fin fine. Perché poi è successo, cioè è saltato fuori che quella ragazza era semplicemente una persona normale che indossava un costume come quello di Sweetheart. Più o meno somigliava a quello di Sweetheart. Ah, ecco perché l'ha quasi incontrata. Non che io non me ne potessi rendere conto fino all'inizio, solo un poser si potrebbe mai sbagliare, cioè potrebbe mai confondere una persona normale. Una persona normale per Sweetheart. Non si può fare altro con lei. Abbiamo veramente stalker. Oh no. Ok, aspetta, Dai, Ale. Skippo. Skipperoli. Però bisogna sempre provare a parlare due volte. Grazie alle Ripperotti che sei buona per il terzo mese. Dalla mia tenera età di 15 anni vi seguo. Attenta a non però double cliccare. Da quando andai in America nel 2016, quelle settimane le passai con un cugino che giocava a Minecraft. Io invece di venire a vedere le cascate. Ok, e con voi nel mio vecchio cellulare e logo le cuffie. Aspetta che non ho capito un cazzo di quello che ho letto. Allora, vi seguo da quando andai in America nel 2016. Quelle settimane le passai con un cugino che giocava a Minecraft invece di venire a vedere le cascate. Ok. Con voi, nel senso con ora noi, non col cugino. Sì. Okay. Non avevo capito perché mancava una virgola anche nella mia testa e quindi non avevo capito. Una macchina per il riciclaggio. Dai. Hai appena trovato la mattina, era quella di prima. Che? Come SpongeBob. Quindi 5 soldini. Grazie per aver fatto la tua parte nel mantenere pulito l'ambiente. Se parlo ora con Gianna, scusa, ora che l'ho fatto. No, ok. Magari mi ringraziava per aver... No, penso sia semplicemente un modo per farti 2 soldini in più. Quella macchina per riciclare mi ha dato un bel premio per aver riciclato alcune lattine. Il riciclaggio paga. Conviene. Small. La Rami scrive: una banda di pirati spaziali ronza soggiorna qui da tanto tempo ormai.
Ho sentito dire che il capitano o la capitana improvvisamente ha deciso di non viaggiare più. E quindi metà della sua crew ha preso la nave ed è andata via. Grazie a Cyrus the Hunter per il 15° mese, grazie a te. Ok, e questo è un pirata, direi, quindi. Beh sì. Ehi, bambini, fermi. State entrando nelle prossimità della, del capitano. Ah, ok, state entrando nel range del capitano dei pirati spaziali. Il maestro del sistema solare. Il principe dell'universo. L'unico capitano. Space. Voglio dire. Stai entrando nella casa di Space Boyfriend. Ok. Quindi il ragazzo, il fidanzato dello spazio. Quindi il capitano dei pirati spaziali vive qua. Ma questo è fichissimo, perché anch'io voglio essere un pirata spaziale. Sì, beh, quindi anch'io ero una volta. Sì, sì. Anch'io ero un pirata spaziale, anch'io lo volevo essere. Ma no, Space Boyfriend ultimamente non fa niente, come ha detto anche l'NPC di prima. E quindi un po' di pirati spaziali se ne sono andati con la nave. Course, non so cosa voglia dire. Le chores sono le faccende. Ah, ok, quindi siamo rimasti solo noi a fare un po' di faccende di Space Boyfriend e cazzi e mazzi. Ieri io e i ragazzi abbiamo passato tutto il giorno a pulire e a buttar via la sua sporcizia. Non è molto contento. Fanno da domestici, sì, praticamente. Io non volevo lasciare il mio vecchio lavoro per sta roba. Io mica sono un babysitter, che cazzo. Mi dispiace, non sembra bello. Forse potremmo parlarci noi con Space Boyfriend. Oh, non lo farei se fossi in voi. Capitan Space voglio dire Space Boyfriend. Perché poi perché lo stacca? Non, penso che non voglia. Ah, non voglia più essere... dargli l'epiteto di capitano. No, penso che sia Space Boyfriend che non vuole più essere chiamato capitano. Lui ha l'istinto di chiamarlo capitano, ma poi si ferma. Sì. Quindi penso che sia perché lui ha detto no, basta, non voglio più essere un pirata. Giusto. Caso Coni ore one hour, sono d'accordo. Quindi ha due facce Space Boyfriend, diciamo, ha due lati. Quindi non ci conviene. Forse si incazza tutto a un tratto, mi viene da pensare. Comunque dovremmo darci un tentativo, non si sa mai. Magari potrebbe anche dirci qualcosa per trovare Basil. O magari sa dove trovare la mia pet rock Hector. Sì, anche quello è importante. Cosa stiamo aspettando? Andiamo. Mi dispiace per il tuo lavoro, amico mio. Andrà meglio, ve lo prometto. Grazie. Thank you. Let's go. Ah, la view qui è spettacolare. Squack! Quindi questo è un generale, tra l'altro. Grazie a Gabrinob che si abbona per il 6° mese. In realtà sono ben più di 6 mesi. Buon anno, ragazzi. Mua! Ragazzi, 282 sub. Les Gauss. Le cose sono così noiose qui da quando Capitan... come dici tu, quindi sicuramente. Space Boyfriend took charge, ok, quindi si è affrancato dagli Space Pirate. Voglio dire, guarda cosa ha fatto con la nostra vecchia nave. Cosa ha fatto? Capitan Pinkbird non avrebbe mai approvato tutto questo. Quindi forse il capitano precedente, Capitan Barbarossa. Chi è lui? E ci abbiamo parlato prima con Treble. Sì. Non l'ho visto. Sì, dice la view qui è spettacolare. Stavo controllando perché ho detto forse che non funzionava. Reguz, direi di trasire. E non entriamo lì? Sì, di trasire. Infatti. Se no dobbiamo andare. Andiamo, ma prima trasirei qui dentro. Sono comunque le Torin Ingen di Yumenicki, eh? Sì, uguali. Capitan Space Boy, voglio dire, Space Boyfriend non ha mai abbandonato il suo... Ah, ok, quindi è una donna. Non ha mai abbandonato il suo... Bad. Ah, lui, ok. Da quando lei ha smesso di... Scusa. Ha smesso di essere... Da quando lei, sì. Mi ero perso Isbad. Ok, quindi da quando lei ha smesso di venire qui. Le cose sono un po' difficili adesso. Però non mi interessa di quello che dicono gli altri. Io credo ancora nel capitano. Amico mio, fa schifo che tu arrivi proprio in un momento come questo. Space Boyfriend, cosa possiamo fare per te, bro? Perché non lasci il tuo letto? Il Space Boyfriend è un po' depre.
tutto ciò che sento ultimamente è il resto della ciurma che si lamenta del fatto che ci stiamo annoiando. Sono l'unico a cui piace pulire effettivamente qui. Tra l'altro ci sono gli stessi scatoloni che abbiamo noi in casa. Però non so quanto voglia dire. No, certo. Tastiera, quindi era un musicista Space Boyfriend. Bello, stavo suonando per Benino. Uno specchietto per truccarsi. Una libreria piena di libri sulla conoscenza dell'universo. Un telescopio. Uno stereo. Bella. Un box, è la prima volta che lo leggo. Oh oh. Capitan Space, voglio dire Space Boyfriend, non sembra stare molto bene. Non preoccupatevi ragazzi, ci penso io. Oh, piano 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 piano. Ehi, Space Boyfriend, svegliati. Kel, cosa? La mia preziosa quindi stava con Sweetheart. Sì, sì, con quindi l'idol. Stava con l'idol di cui è fan Gianna Nannini. Pesci. Pesci. Pesci B. E se chiamiamo Pesci B e la portiamo qui è talmente simile che magari lui si ripiglia. Sembra molto triste. Deve esserci un modo per aiutarlo. Oh, mia sweetheart. Dove sei andata via? Oh, non di nuovo. Sta sentendo molto depresso. Mm-mm. E ragazzi, questo vi tirerà su di morale. O forse My Guy è lui. Ah no, sì, è il Space Boyfriend, quindi. Ho letto Guys all'inizio. Le metterà un disco di lei? Mm. Ah? Perché non funziona? Oh no. Lo stereo è vuoto. Non si sveglierà mai non più. Non si sveglierà mai più. O peggio. O peggio. Si sveglierà incazzato per le solite due facce di cui ci parlava il tizio fuori. Sì, secondo me lui smatterà a un certo punto. Oh, man. Dove potrebbe essere il mixtape della macete? Qualcuno deve aver buttato via per sbaglio il mixtape speciale mentre stavamo pulendo. Ma chi se ne frega, è solo una cassetta. Beh, di tutto dato che hai perso un sasso. Beh, vedi... quando ogni volta che Space Boyfriend è lontano da Sweetheart diventa molto triste e rimane a letto tutto il giorno. L'unico modo per farlo uscire da questa situazione mentale è riprodurre il mixtape speciale. È veramente ce n'è solo uno in tutto l'universo. Ok, quindi Space Boyfriend non è malato, è malato d'amore. Non era un sasso, era il sasso, scusate. Giusto. Avete ragione. Non insulta Hector. Non insulto Hector. Se Space Boyfriend rimane in questo stato, la un tempo grande coalizione degli pirati spaziali sarà persa per l'eternità. Oh, man. Caschi. Che disdetta. Beh, let's go. Beh, let's go. Dove stiate andando? Dovremmo aiutarlo. Dovreste saperlo che perdere qualcosa di importante è veramente brutto. Non provare a mettere in mezzo Hector in questa situazione. Io sto parlando di te quando mi hai nascosto il mio morbidone peluscione. Eh? Non ricordo niente del genere, noi ce lo ricordiamo, era all'inizio del gioco. Oh, sweetheart, la mia dea. La mia... gelatinosa ciambella. No, è Jellyfield, è tipo ripiena di marmellata. Ah, ripiena di marmellata, ok. Oh no, sta peggiorando. Cosa dovremmo fare? Dovremmo aiutarlo? Beh, direi di sì. Non so se è ormai questa nostra, come dire, vocazione da Croce Rossini. Perché abbiamo già aiutato Berkeley, si chiamava Berkeley? Berkeley. E ora stiamo aiutando anche Space Boyfriend, ci darà qualcosa. Dobbiamo anche aiutare quella che voleva il fiore puzzle. Non l'abbiamo ancora mai trovato. Già. Grazie ragazzi, lo apprezzo. Prendete questo. La Junkyard Key, quindi la chiave della discarica, sì.
Ok, questa chiave sblocca la discarica. Lo special mixtape, giustamente, se l'han buttato, dovrebbe essere lì da qualche parte. Eh? In che senso, scusa? Potete arrivarci da questa porta segreta. Okay. Ok. Fantastico. Pretty convenient, direi di sì. Beh, fine, facciamo sta quest allora. Sì, sì. Holy schmoly. È tipo la stessa cosa che c'era sul nell'altro mondo, sì. Però di nebbia. Giusto, giusto. Luke, grazie della sub. La terra sembra tranquilla. Vuoi disturbarla? Beh, no. No. E però se la disturbiamo succede qualcosa? Forse ci attacca. Comunque questa è letteralmente tipo la galassia nella porta di casa del tizio. Sono in ordine, mi sa. Sono in ordine? Ah, tra l'altro c'è Pluto forse allora qui. Forse manca Pluto. Forse manca. Grazie a Vic93 che si abbona per la prima volta. Grazie delle sub, ragazzi, e benvenuti. Sì, la Via Lattea. Sig. L'abbiamo fatta grossa? Non so se si può tradurre con l'abbiamo fatta grossa o ci abbiamo provato. Non so, come la tradurresti? Andrei avanti. L'abbiamo fatta sì, grossa. L'abbiamo fatta grossa. Spero che il capitano... Ah, non sia ecco, troppo arrabbiato. Non sia troppo arrabbiato. Diremo che il suo pianeta preferito è... mancante. Manca, non c'è più. Lo sai come diventa quando è arrabbiato. Quindi in realtà lo Space Boyfriend ha collezionato tutti i pianeti della Via Lattea. Sono suoi. Sono scappati da casa sua. Solo Pluto. Sì, un per quello era ricercato vivo a Narmer. Vivo perché lo vogliono riportare a casa, senso. Sai, vabbè, cosa succede quando si incazza? Sì, ovviamente il sistema solare. E comunque non dovremmo più chiamarlo capitano, lo sai. Adesso dobbiamo chiamarlo solo Space Boyfriend, ricordi? Oh, sì, giusto, hai ragione. Lo sai, caro. A volte mi chiedo se siamo ancora Space Pirate o meno. Da quando quella sweetheart si è aggiunta a noi non è successo niente di figo. Dovremmo lasciar perdere tutto e trovarci un lavoro vero. Non dire cazzate, amico. Che cos'è la vita per noi se non la vita degli Space Pirate? Sono sicuro che il capitano si riprenderà prima o poi e torneremo a viaggiare. Dobbiamo solo credere in lui. Grazie, Buddy. Sei sempre qui quando ne ho bisogno. E sì, Pluto manca. Ragazzi, che facciamo? Io sono curioso di provare a disturbare la Terra, ma vorrei ci attacchi. Se scappo? Posso. Ma non voglio attaccare la Terra. Adesso rendo la Terra triste, ragazzi. Boia. La Terra fa malissimo, ragazzi. Con l'Okel così lo curo un po'. Non gli facciamo molto alla Terra. Effettivamente è un pianeta grosso. Fatemi vedere quanta vita ha. Beh, perché non posso scappare, ragazzi? Ho fatto palesemente una cazzata. Grazie dei 1500 bizzini. Grazie davvero. Una bella donazione. Grazie. Anonima, tra l'altro. Grazie. Ma non ho annoiato Aubrey, ragazzi? Ah, non l'avevo annoiata perché ho attaccato alla fine. E allora aspettate, mi autoseddo di nuovo. Stessa mad skill di prima. Qui attacchiamo. Qui annoiamo Aubrey. E qui curiamo.
Ok, mi sono autoseddato. La terra è crudele verso Mori, ragazzi. Questa è una grande citazione. Ci ha fatto diventare depressi, quindi ci ha seddato due volte. E la terra è crudele nei confronti di Omori, quindi la terra ci rende deboli, ci rende tristi. Però adesso questo significa che abbiamo un sacco di difesa e che possiamo fare un tattico stabone iper empowerato. Qui io attaccherei. Sì, attaccherei. E qui anche no, scusatemi, attacco. Sì, attacco. Qui dobbiamo fare il doppio di Obri. Io farei il doppio di Obri. Con Obri però. La terra ruota lentamente. Sta bello. 35. Bella. Ah, non c'ho abbastanza energia. Perché non mi ha attaccato la terra. Let's go. Ristabbo. No, non ne ho abbastanza. Fuck. Attacco. Potrei engrare anche Hiro, ma non mi conviene. Perché Hiro deve rimanere in vita. No, qui attacca. Mi ha fatto perdere un juice. Dovevi averne abbastanza per fare tre stab. C'hai ragione. Non lo so. Perché sei sad, quindi prendi danno sul juice. Ah, giusto. Vabbè, la terra non ci fa molto in realtà. Piano piano la stiamo ammazzando. Ma io in realtà sai che ti dico? Siccome tanto stiamo facendo danno solo con Obri, sederei tutti gli altri. E gli abbiamo una bella difesa aumentata. Piano piano li seddo tutti. A terra ruota lentamente. Let's go. Sediamo anche Hiro. Terra continua a perdere juice, buono, perché dovesse avere degli attacchi juice based. Sediamo anche. Grazie The Deathmans per la sub, grazie mille, benvenuto. Ok, l'abbiamo depresso in realtà adesso, perché ha fatto doppia. Sì, comunque la terra non fa nient'altro che praticamente sedare. Non fa nient'altro. Grazie Alx124 per la sub. Quante nuove sub oggi. Grazie, benvenuti. Benvenuti. Let's go ragazzi, full burst. Ah no, ok, la terra ha finalmente attaccato. Ha tolto 16 in realtà. Quindi meno male che abbiamo seddato tutti. Let's go. Dopo cucchiamo su un bel bicotto su Kel. Ok, let's go. E cucina. Piano piano. Dobbiamo provare anche la headbutt. Omori feels miserable, quindi 3 stack. Minchia, quindi abbiamo difesa massima e velocità al minimo adesso. Sì, effettivamente è vero, per fare 16 a un depresso ha tolto tanto. Però non mi ricordo se era depresso o era ancora sad e doveva prendersi l'attacco di Omori. Proviamo sta headbutt. No, ho rifatto cook. Accidenti a me che spam. No, si è dato Obri. Qui ho... Vabbè, ho curato me stesso. Ma è bellissima l'animazione dell'headbutt. Che comunque ha tolto 16. Con il recoil mi ha fatto male, ma ha tolto 16 da sed, non male. Sì, la annoio subito. Io riprovo la headbutt, però non ho annoiato. Allora, aspetta. Fai, attack, qui va bene. Qui, no, in realtà andava bene. Headbutt qua. Qui, annoione. Qui, attacco. Let's go. Quindi lei è angry adesso. Cosa? Ultimate attack. Mi si è fatto esplodere. Vabbè, ci ha ricaricato di energia, però possiamo fare un bel follow up. Non farei niente con lui. Follow up lo farei con lei. Spero che di recoil non muoia. Ok, follow up su Omori. Ah, non possibile. Curiamo Obri. Di pochissimo, però va bene. Ok,
Ok, bella. È morta la Terra. Yes. Ragazzi, abbiamo distrutto la Terra. Non so questa cosa che effetti avrà sul gameplay, più che altro perché abbiamo rotto un pianeta della collezione di Gianni. Però abbiamo expato. Ha imparato il counter. Oh lol. Down B di Aubrey. Abbiamo fatto goodbye la civiltà. Goodbye world. Secondo me non abbiamo fatto una gran cosa. Abbiamo distrutto la Terra. Se esco e rientro, repoppa. Non credo. No. Infatti. E vabbè, ragazzi, per il meme. Grazie a Cocco che si abbona per la prima volta. Fatemi vedere cosa fa counter. Non ce l'hai su Aubrey? Giusto. Ok, tutti, quindi qui aggra, potremmo seddarla. Aggra tutti e attacca e counterattacca per ogni attacco che riceve. Quindi palesemente il taunt, vero? È il taunt più counter. Beh, però andiamo a fare. Vero, la terra nel dex? La terra nel dex, avete ragione. Fatemi salvare e la guardiamo. Dobbiamo qui fare il culo da curà. Va fatto con il set, esatto. Ma mangiamo stasera? Cosa mangiamo? Ma io ti direi un poke. Un buon poke. Ho fame. Anch'io ho molta fame. Grazie Nashira Twitch del ride. Grazie mille. Grazie. Poporoia o poke? Poporoia o poke? Boh, scegli te. Col poporoia c'hanno anche raviolini? Sì. No, più ravioli. Fammi controllare se è aperto. Torniamo in casa di Gianni. Benvenuti a tutti, ragazzi. Poporoia domani sera, please. Why not both? Però no, dai, possiamo fare il pokerino. Poporoia. Chiuso? Poporoia chiedere per domani, c'ha ragione Az. È chiuso. Ah, è chiuso. È chiuso, ma mi dice posso chiedere per domani. Bella lì. Quindi è niente. Az ha influenzato la realtà. Che cazzo è? Ragazzi, so che cos'è quello. È un wormhole. E infatti. Allora, ok. Un wormhole. Sagami è strabuono. Sagami è veramente molto buono. Sagami. Allora, vabbè, qui andrei prima sull'attacco e vediamo cosa ci fa. Senza stare a fare a noi robe. Passiamo a Aubrey così ritira un bel tronello. Pom pom pom. Spang. Let's go. 22, 16, 17. Ok. Schiaffeggia. 14. Non basta, quindi ha più di 100 PS sto cesso. Però adesso muore. 20. 27. Dovrebbe essere morto col prossimo attacco. Cos'è che fa? Apre un wormhole. Fuck. E quindi ha tirato fuori un'arancia UFO che ci ha colpiti con un laser. Le arance UFO. Ah, ok, l'arancia UFO però fa schifo. Quindi probabilmente è un mob che evoca solo il wormhole. Hero fa il 6. Bella lì. Una banina. No, non interattabile. Senti, ti ricordi quando abbiamo fatto la maratona e abbiamo preso il sushi burrito che in realtà erano banalmente dei futomaki? Sì. Potremmo riprendere qualcosa del genere, hanno i ravioli. Scomodissimo da mangiare. Ah, ecco i ravioli. Però è scomodo da mangiare. Era grosso, grossissimo. Non, io parlavo del posto. Ah, sì, 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 come che no. Hanno un sacco di sì, altri. Sì, sì, come no, come erano no. Un sacco di altri. Sì, 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 vai, vai, vai. Sentiti libera. Leggo i dex, ragazzi, avete ragione. Allora, UFO. Also known as arancia non identificata. Perché UFO è proprio unidentified flying orange. Ok, ci sono. Una arancia molto avanzata
e vista solitamente senza una... Volare senza scopo, senza scopo, cioè senza meta. Nello nella vastità dello spazio. Sì. Sa ancora di arancia, dice Kel. Quindi l'ha mangiata. Wormhole invece ci dice, Omori, si dice che i wormhole siano capaci di connettere separati... Grazie, due fuse che regala 13 sub, ma grazie. Ci può arrivare a 300 tondi, 300, let's go. Mille. Ragazzi, 350 è possibile, let's go, grazie. Grazie. Si dice che i wormhole siano in grado di collegare delle regioni molto distanti tra loro, sia nello spazio che nel tempo. Ma questo tempo. È solo un verme. Ma questo è soltanto un verme. Non mi piace come si muove. Ubri. E la terra ci manca adesso. Che è un boss. Sì, sicuro. Che è nella parte dei boss. Terra. Il terzo pianeta a partire dal sole. La sua superficie, grazie Zeolite per la sub per la prima volta, è ricoperta principalmente da persone e esatto, e acqua, fantastico. Allora, ho preso i ravioli o ho preso il goma wakame? Prendi tanto di goma wakame, per favore, tantissimo. Sì, una testa. Due per me. Please. Vuoi un altro goma wakame? Sì. Va bene. Un altro goma wakame. Grazie. My good man, sto cercando un po' di arte. Non preoccuparti, perché io saprò. Ma che bello! Sì, è bellissimo. Maestro. Dove trovarla? Ok. Ah no, saprò quando l'avrò trovata, perdonatemi. Ma è bellissimo. Non preoccuparti che se... Ok, eccoci alla junkyard. Non c'è più niente qui dentro. Aspetta, c'è... però qui c'è un bassifondo. Secreto. Snaily ci dice, un gran bel tempo, vero? Che cazzo siamo qua? Che è il coccodrillo. Ah, ok. Bella. Aspettate un attimo, voglio fare l'exploro completo, completionist. Qui sotto dice che non c'è niente, sembrava tanto un passaggio. Oh shit. Oh shit. You found the secreto. The secret. Secretante. What the fuck? Non l'avevi vista? Noi siamo venuti da qua sotto. E cosa posso farci? Niente. Però. Puoi entrarci dentro. Da dietro. Ma è sweetheart? No, ok, TV girl. Che dice qua. E ha sputato tipo il caffè. Ehi, almeno avvisami avvertite. Prima di entrare, no? Non ricevo visitatori molto spesso. Ehi, mentre sei qui, è il doggo programmatore di Silent Hill. Potresti essere un vero bro e aiutarmi con roba che c'è qui nella lista delle cose da fare? Dai, aiutiamo tutti. Hai capito, no? Tutta questa roba si dovrebbe poter trovare nella discarica. Grazie, ve ne devo una. Ma fanno la zuppa di miso al tartufo. Proviamo. No. No. Non mi fido dei bro di Miss. Però secondo me ci dobbiamo andare di persona. Sì, cioè, ci sto. Zuppa di miso a base di soia, wakame, olio di tartufo, tartufo macinato e uovo di quaglia. Voglia, cioè, bello ricerco. Raga, si chiama cogli l'attimo questo posto. Allora, cosa significa che era troppo veloce per leggere? Va bene. Ecco una lista di cose che puoi trovare, che puoi vedere per quanto ti pare. Come faccio a trovare queste cose? Come dovrei chiamarlo? Doohickey e Timmabob. Sono tipo coso, cosetto, cosone. Cioè, hai ricevuto una strana lista. Hai capito questa volta? Mi aspetto di vederti presto, Mambo Jumbo. Una macchina di caffè rotta. Mambo Jumbo. Ma che porco il palle. Mambo Jumbo. Ok. TV Girl è troppo impegnata a guardare i suoi drammi per prestare attenzione a te. Grande, sta guardando Bridgerton. Ragazzi, la lista è effettivamente... What Chamacollet? What Chamacollet è come devo chiamarlo? Sì. Dutti... Cioè, tipo, come si chiama? Sì, è tipo Franco Killibulg, sì, e Scronky Funk. Esatto. Trova lo Scronky Funk. Trova lo sgrodo. Troveremo, ragazzi.
Come minimo ci sono degli oggetti che effettivamente si chiamano così. Tartar che fanno. Ok, let's go. Allora, esploriamo un attimo di qua. Perché abbiamo visto l'un cazzo. Ah, fuck, è una pianta. È una di quelle piante descritte da... non mi ricordo, Beckley? Belky? Berly? Non lo so. Venus Flytrap, quindi è una trappola per mosche. Ma è come si una pianta chiama? Carnivora, sì. Attacchiamo con tutti, direi. Al massimo andiamo di follow up. Andiamo di attack again. Poi, io ho fatto un crit. Let's go. È un Carcarduedo. Il concetto è simile al Carcarduedo. Le abbiamo rotto la faccia sta pianta, dai. No, è ancora viva. Fuck, 35 damage, ma è tantissimo. E ha ancora un botto di vita. Boia. Ok. Spero che non mi attacchi con... che non mi attacchi su Omori. No, ce lo ammazza. Ha attaccato Kelma, lo ha missato. E io guardo, ragazzi, perché non vorrei morirci. Anche perché dovrebbe morire con due attacchi. Ok, dovrebbe essere forse morta già al primo. Bella. Ok. Abbiamo expato. E subito il wormhole. Holy schmoly. Guardo di nuovo. Guardo di nuovo. Attacco, attacco, attacco. Ah, è sad. Me ne sono accorto no, adesso. No, povero. È sad. Quindi dovrei engrare. Meno male che ho guardato. Rigardo, ragazzi. Rigardo qui. E qui però... è batto. E qui annoio. Fanno di una macchina con l'ospite. Let's go. Bonnie. Hey, hey, listen. Pom! Morto. No. Non è morto. Ma come non è morto? Ma quanta vita c'ha sto wormhole? Devo ricordare, raga. Passiamo a Ubri. Pam. Ah, ho capito che ha più difesa, ma gli abbiamo fatto comunque tanto danno. Ok. Potremmo valutare anche prima del dungeon, che sicuramente... Gian dice, I'm pooped after the rigorous height. In che senso poop? I'm pooped? Che vuol dire pooped? Sono smunto? Che poop è cacca, però non penso che significa sono cacato, quindi... Allora, hai che camminata. Oh, okay. Ragazzi, la fotocamera. Ah, oh. Cosa cazzo è successo? Non lo so. Hai che camminata, quindi poop io mi aspetto sono roba tipo spompato, sono stanco. Sì, sì, ragazzi, ce ne siamo accorti della cam. Non è che forse con i piedi... No. Ok, no, è andato. No, ogni tanto è come se ogni tanto lo fa. Surriscaldassi. Ok, sono sfinito. So che non sarei in grado di sentirmi le gambe domani. Durante la nostra camminata ho notato una faccia indented. Cosa significa? Bloccata? Non ho mai sentito il verbo indented. Incastrata mi viene da dire. Scolpita? A me viene in mente. Cioè, sì, durante la nostra camminata ho notato una faccia scolpita, infatti scolpita impressa, ok, ok. Ok, ok, incastona, quindi sì, 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 impressa, va bene. Su una cliff, non mi viene in italiano. Cliff, scogliera. Oh, sì, sì, scogliera, va benissimo. Mi chiedo altura. Che cosa voglia dire. Giusto. Il bambino! Le stelle sono molto belle, vero? Mi potrei perdere a guardare le stelle in un cielo come questo. Immaginatelo come attacco in time.
metà continente. Gigante. Sul mio pianeta puoi vedere davvero poche stelle. Quindi lui viene da un altro pianeta. Io voglio diventare un capitano spaziale. Così potrei vedere questa questa vista tutti i giorni. Oh cazzo, ma da quanto tempo è che sono qui? Mia mamma e mio papà saranno super preoccupati. Devo andare a casa. Ok. Cos'è questo zainetto con scritto cool? Una borsina cool. Possiamo entrare anche dentro questa tenda dove... Che cazzo? Cool energy drink. È una borsa molto cool. Ok, si è turnoffo. Va bene così. Ok. Wormhole. Ah, giusto, perché siamo usciti e rientrati. Ragazzi, direi di tornare. Direi di tornare. Aspettate, prima però finiamo l'esplorazione del posto. Poi direi di tornare in città. Fuck, qui c'è ancora altro. Chi è sta? Cioè, sui Pikmin, ragazzi. È palesemente una citazione a Pikmin. Anche perché, insomma, Pikmin è a sua volta legato allo spazio. Noi esploreremo. Siamo avventurieri. Siamo esploratori. We're on an adventure, Charlie. Qui si può andare nella lava? No, ok, hai paura di affogare. Ti piacerebbe fare del moonwalk? Sì. Ok, basta moonwalk. Grazie. Qual è la password? La password? Non si entra. Fuck, ok, quindi visto che non la puoi inserire, dobbiamo scoprirla tramite un NPC. Sì, segniamocelo. Un coniglio spaziale. E Ceino! Ah no, ma cazzo, ma io non mi sono curato. Fuggiamo. Allora, ragazzi, torniamo in città. Torniamo in città. È stato un momento altissimo, sono d'accordo. Torniamo in città. Ci curiamo. Facciamo l'esploro di questa parte di mappa. Così poi siamo pronti per fare il dungeon della junkyard. Perché secondo me dobbiamo prima esplorare tutti quanti i dintorni. Ok. Mangio. Andiamo in casa di Franco. Vediamo qual è il nostro premio per aver ritrovato il bambino. Ehi, sei tu! Grazie per aver trovato Ducky Junior. Puoi smettere di correre in giro continuamente, piccola peste? Siamo in vacanza. Dai al tuo vecchio un po' di tempo per rilassarti. Mi dispiace, papà. Grazie mille, viaggiatori. Mio figlio ha detto che vuole darvi questo per ringraziarvi. Dagli il regalo, Ducky. Ok, eccolo lì. L'ho preso dalla seggiola. Ti sono sfai il rosalbello, raga. Ecco a te. Un dandelion, che non abbiamo visto cosa che fa. La prossima volta facci sapere quando esci fuori, ok? A occhio, è un toy che puoi usare per la... Non vuoi far preoccupare la mamma di nuovo, vero? No. Bene, e allora finalmente possiamo godere del tempo in famiglia insieme. Ok, bella. Che cos'era? Era equipaggiabile il dandelion? No. E allora è un toy? Sì. Ah, toglieva le emozioni, vero? Sì, sì, sì. Salvello, Rosalbo. Tutta la vita. E una volta fatti il Rosalbo, andiamo nell'altra mappa e la esploriamo ben bene. Ok, coniglietto. Ah, sono anatre, non conigli. Prima erano conigli, ragazzi. Stavolta sono due. Non questi, i tizi della quest. Ma è una...
Un'illusione ottica famosissima. Ah, quella sì, dove sì, da una parte sì, un coniglio, sì, dall'altra sì, un'altra. Giusto. Allora, attaccherei lo Space Bunny uno qua, uno là. E facciamo fare l'attacco area a Hiro. Tanto gli Space Bunny non dovrebbero avere molta vita. Let's go. Patunzipemps. Già 50 danni sul coniglio di sinistra. Ora quasi, quasi 80, ti direi. Tra triple e undo trappole. Aia. Mi hanno attaccato tutti e due. Bella lì. Prossimo turno muoiono tutti e due. Come prima. 1-2. 1-2. Let's go. Buona pesta hanno sti conigli, eh. Diamo una curella a Mori. Ok, bella. Bella lì, 120 XP. 7 e ha imparato Mock Omori, quindi prendi per il culo. Strano per un ragazzo così taciturno avere Mock, che significa letteralmente appunto prendi per il culo. Cosa fa Mock? Fa danno. Se il nemico è arrabbiato, riduce di molto il suo attacco. Allora, Angry tira sull'attacco e giù la difesa. Quindi in realtà in questo modo rischi per una volta rendendolo Angry con Kel e poi facendogli Mock. Però costa 20. Cioè costa tantissimo, però è super winning perché praticamente hai... Se ne metti con Miane però su quelli sono già Angry. Lo mandi a più 0. Sei già Angry, è vero. Toglierei Red Slice che non lo stiamo usando mai. Omori bulletto di quartiere confirme. Contro i boss è tanta roba, sì. Perché se vanno in enrage gliela togliamo. Cioè, gliela togliamo di fatto perché... Gli abbassiamo l'attacco. Ma io andrei full attacco qua. Passiamo a Obri. Esatto, avrebbe solo la discesa giù e l'attacco a più 0. Anzi, a meno 1. Visto che credo aumenti di più 1 l'Angry. Visto che può staccare più 1, più 2, più 3. Let's go. Poi a 37 fa male, eh. Bella. 29 right into the chest. Andiamo. Poggers. Morta. Asaio Sapporo. Come? Asaio Sapporo. Sapporo. Che cazzo è sta roba? Un messaggio dentro una bottiglia, vuoi leggerlo? Sì. Quando la... when the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. That's amore, direi. Hai completato il messaggio e tirato la bottiglia nel lago. Lomi, lomi, is lomi. Ok, grazie a Stocodè che sia buona per il quinto mese, grazie di esserci, grazie a voi. That's amore. Ah, qui è pieno di piante da battere. E io le... In realtà batterei anche, ma prima batterei questa. Ma andrei full burst, qui gli tiriamo proprio una headbutt, tanto ci andiamo a curare dopo. Ma l'horror ancora non l'ho visto. Ragazzi, serve pazienza. L'horror arriverà. Ieri è arrivato. E i giochi horror belli sono proprio quelli che alternano momenti come questi e momenti horror. Secondo me il genere horror è diventato più brutto nel tempo anche per via dell'impazienza del pubblico, di voler costantemente essere investito dalla paura. Lasciatevi trasportare. Godetevi questo momento di mancanza di tensione. Boia. Ok.
Life Jam, buono il rissino. È inutile secondo me qui clarare la zona se non ci aggrano. Lui sì. È happy, eh. È happy, quindi non me lo dire. Debole a sad. Quindi potrei sedarmi in serenità. È morta Aubrey, ma non me ne frega molto, perché tanto resterà alla fine della lotta. Non prende l'exp, questo è un po' il peccato. Ma tanto ora si prende... Ma che cazzo succede? Ma secondo me sta facendo contatto a qualcosa, non è possibile. Sì, stacca tutto e riattacca. Facciamo una live tutta così. Tostato anche il nostro amico Hiro. Bella. Ora sbaglio. Sì. Stacchi il computer. Ok, abbiamo trovato le patatine. Ah, c'è un altro posto ancora. Ma Dio Cristo, ma quanto è grosso. No. Non dovevo. Vabbè. Tanto non c'era niente sopra. Arrivo. Un corvo solitario. Becca sullo sporco, sulla terra in realtà. Non ti nota. Ok. Grazie a Mefi che sei buona per un anno insieme. È grandissimo sto posto. Ragazzi, ora torniamo, abbiate pazienza. No, non torniamo. Ok, sì, torniamo. Qui c'è una scala che porta a dove? Ora gli sbuchi dentro. Ah no, aspetta, ma da qui siamo venuti? No. Oh sì. No. Minchia quanto. Mi sa che non è un posto che devo visitare adesso. A parte che sono morto con tutti. Fuck. Le arance rendono happy. No, random emotion invece. Ah, ok. È il momento della Oema. È il momento di andarsene in realtà. Bella. È il momento di levarsi dal palle. Non avevo visto il nemico in realtà. A me non sembra da dove sei arrivato. No, non lo è. Mi sono subito ricreduto, c'era uno squalo. Però non so se è il momento di farlo. No, mi sembra un'area molto grossa. Secondo me devi finire un attimino. La quest, sì. Stai lasciando indietro, stai cominciando, devi andare su. Vabbè, sì, se vai di là va bene uguale in realtà, poi vai sotto, c'è il picnic. Picnicchiamo. Bella. Sai cosa ricorda? No. Quella canzone fa. Sì. Che cazzo non lo so, è? Non riesco ad andare avanti. Non riesco ad andare avanti. Come continua poi? Non me lo ricordo. Sono vecchissimo. Ok, e allora entriamo nella discarica, raga. Raga. C'è un cocomero blu vicino al maestro d'arte. Dove? Lì. Oh, fuck. Backpack. Cosa? Cos'è un backpack? Ah, forse è un... Più due def. Allora, buoni un attimo. Più due def. Lui ci aveva più 1 def più 3 speed. E va bene, gliel'abbiamo data così curava fast. Lui aveva più 1 def. No, allora vabbè, lo diamo effettivamente a Omori. Lo diamo effettivamente a Omori. Non è di Entertainer, no. Come? No, è per... Ah, la canzone. È quella del Mambo, sì, è quella del Mambo. È quella del Mambo, no, non è Mario. È proprio quella del Mambo. C'è una meccanica nuova in questa mappa perché ci sono le chiavi in alto a destra. Chiavi 0. Ok, tagliamo la roba. Abbiamo trovato una rubber band. E un gold watch. È un altro pezzo di equip.
Gold Watch, probabilmente non fatto d'oro, non serve in battaglia. Forse lo possiamo vendere? Alla sì. Delle lettere, puoi anche granola fare. Bar è un altro oggetto di cuore. Uno snack. Sì. Questa quindi è la discarica, eh? Momento di cominciare a scavare. Cos'è che stiamo cercando già? Stiamo cercando il mixtape di Space Boyfriend. Giusto! Ehi, ho trovato... Oh, buono, una lattina. Abbiamo una lattina, bene. Sig. Beh, comunque un inizio. Una bottiglia di vetro. Beh, sta roba la ricicliamo tutta, no? Certo. Credo sia quello il mixtape. È un mixtape, sì. No. Kel scava e trova intanto una rubber band. Grande, Kel. Però questo non è uno special, è solo un mixtape ed è triste. Quindi andiamo a engrare. Facciamo dell'engraggio. Let's go. Ma io fo attacchi again, fanculo, let's go. Magari critto. È vero, prima di vendere prova a buttare la roba dalla tipa delle televisioni. Non sappiamo quali sono. No, non sappiamo cosa cerca. Non è la mia, della chat. Non merito che no. Let's go. Pam. No, non devo spammare. Ancora sì. Let's go. Sei arrivato? Sono arrivato. Bella, ciao mixtape. E qui c'è una air horn. Un corno, ma è un'arma? Con il suo peluche. Eh sì. Una spatola per cucina, giustamente. E allora cos'è? Ah, è un toy forse. Sì, fa incazzare tutti quanti gli amici. Buono. È una vuvuzela. Ha senso. È fastidiosa effettivamente. E qui? Una cartone. Cardboard. Sì, un po' di cartone. Penso che qui. No, cosa? Ma c'è, aspetta. Sali. Ah no, l'hai già preso? Sì. Ok, l'ho messo. Andiamo prima a prendere sta roba. Ah, quindi oh, si chiamano okay, letteralmente si chiama, così. Si chiama Bob, fantastico. Ehi, man, questa sembra veramente un grosso pezzo di immondizia che ci blocca la strada. Vabbè, la potresti chiamare anche roadblock. Non ho capito la battuta in inglese, perché penso sia solo in inglese possibile. Non preoccupatevi ragazzi, il mio swing non teme questo blocco. Ehi, Omori, sai che puoi, vabbè, tagliare le radici e i coni del traffico. Vabbè, ce ne eravamo accorti. E non sei l'unico con un'abilità speciale. Io posso smesciare le cose grosse. Brava. Che le hero anche hanno le loro abilità. Anche se non sono sicura che Kel ce l'abbia davvero. Rendimi leader. Ok, selezionando tag nel menu, che probabilmente era il menu oscurato dai punti interrogativi. Oppure tenendo premuto triangolo, cioè Y. Ok. Figo, ok. Ah, che carino. Ma quindi la melanzana è il suo peluche, quella delle foto. La melanzana delle foto è il suo peluche. E ognuno ha un tag diverso. Sì. Che carini. PK. Let's go. Ok, inizio. Ok, ora ritaggo Mori. Kel non trova niente. Sarà questo lo special mixtape? Ah no, questo è uno stereo direttamente. E non mi sembra però emozionato, nonostante il disegno iper sparaflescioso. Quindi gli metterei un po' di sadness. Qui andrei di annoying. E qui andrei di attacco. Ora è sad.
E ora facciamo il riattacco. Il riattacco, mi sono sempre chiesto, lo prende il boost del... perché ora abbiamo tolto 35. Lo prende il boost dell'emozione? Sì. Bella, gli abbiamo fatto malissimo. Droppa un po' di beat e ci fa anche piuttosto male. Mi sta toccando. Sì, meno male. Let's go. Aspetta. Non faccio le cazzate solite. Passerei a Aubrey, che dovrebbe riuscire a finire il lavoro. È arrabbiato ora, forse. Sì, ora è arrabbiato, ma prima era normale e l'abbiamo seddato. 7, 7, 7. Bella lì. Ok, possiamo andare avanti. Ma ne abbiamo preso uno prima. Ok, ah giusto. Sta sempre banca. Vai Aubrey. Let's go. Trovato Ken. Vabbè, qui facciamo prima tirare davanti Aubrey. Mi sa che la useremo spesso. Ok, glass bottle. E c'è un computer, ragazzi. Con una vecchia. Perché la vecchia connessione. No, no. Secondo me la vecchia connessione. No, proprio un telefono. È proprio un telefono, ok. Abbiamo trovato un po' di tofu, un bono. Allora, questo è angry, questo. Eh sì, è rosso. Questo computer. Ma potrebbe anche non esserlo, eh. Però Laura. Vabbè, ma noi lo attacchiamo, fanculo. Anzi no. Li facciamo così. Controlliamo se è effettivamente angry. Facciamo il mocchino. Così lo seddo anche adesso. Passo a Mori. Gli faccio uno e lo seddo. No, non era angry. Ah no, invece sì. Vabbè, angry sai perché? Perché c'è incazzato l'omino dentro. Sì. Bella. Abbiamo distrutto, ragazzi. Chocolate. Let's go. Pezzi di puzzle. Flower puzzle, finalmente! Finalmente abbiamo trovato il flower puzzle, raga. C'è quella chiave di sotto. Eh sì. Needed, mi sa. Ok, I get Pokémon vibes. Mi sa che devi toccare qualcosa perché magari ti cambia l'ordine. Ehi, mister nastro trasportatore. Switcha per noi quei nastri. Persona rude. Non puoi ordinare alle persone di fare le cose. Hai un po' di tatto? No, non c'è bisogno di litigare. Non c'è bisogno di litigare, esatto. Va bene, ci penso io. Taggami. Ok, quindi lui è quello gentile. Ha senso. Salve, signor... signor nastro trasportatore. Io e i miei compagni avremo bisogno della sua assistenza nell'effettuare del cambio di direzione dei suoi nastri. Per favore, voi e i vostri amici potreste per caso darci una mano? Nice person, ok. Bomber. Grande. Ragazzi, sono il miglior party della vita. Sono tutti bellissimi. Li amo. Tra l'altro, Kel e Aubrey sembrano sensibilmente più piccoli di Hiro e Mary. Hai preso del ramen dal bagno? Dal cesso, boh, perché è instant noodles. Li fai da dentro il cesso. Non vai a controllare le macchinette, magari è roba diversa. Controlliamo le macchinette, perché no? Una vending machine. 100 clams per una soda, tipo. Ma nel... Sopra non c'è niente controllato. Chiulo, sì. Comet Hammer è un'arma, per caso? Sì, è un'arma. Allora, secondo me la roba Lucky la dai nel momento in cui effettivamente sfrutti Happy, se no... A lui non può cambiare tra l'altro il coltello. Perché ha stab. Però vedi che è proprio un'arma solo per lei. E comunque gli aumenta anche di più la strength, quindi gliela darei. Let's go, come Temmer. E adesso se la
tagli non, è non penso sia così deep. No, sempre la melanzana. Allora, qui che cosa ci dice? Il fantasma con gli occhiali guarda in giro come se fosse, si fosse perso. Grazie Nemoale che sei buona per il quinto mese, ragazzi, 304 sub, let's go. Ok, abbiamo cambiato di nuovo il giro. Prova andare qua. E come faccio? Sali e poi qua. E non posso. Non posso finché sono qui sopra. Grazie Asterix che sei buona la prima volta, grazie mille. E qui niente, ho fatto del lurido fottimento e sono tornato a casa. Grazie mille ragazzi, 305 sub, let's go, 350 is the goal. Ok, quindi vado qua. Però poi non vado a nessuna cazzo di parte. Ah, io non puoi passare. Accanto qua non posso. Ah, sì, posso. Ah, fuck, ma allora era easy. Qui dentro posso fare del guardo. Ush, bei botti. Oh. Ma che cazzo? Ehi, sono il tizio Life Gem. Io vendo Life Gem, è la roba quella che resta. Voglio una free demo, ma c'è. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Non c'è il peanut butter, però è già lì. Ma mi autoseddo. No, non mi autoseddo. Sai cosa faccio? La schillata della vita. Stabbo. E tu mi dirai, ma non sei sad? Ma ti sedi col follow up di Kat. Non fai una frega. Ecco perché è una free demo. Usa la life gem, funziona. Hai la life gem. Hai preso life gem. Hai preso life gem. Ok. Snack, life gem. Usa. Ah giusto, perché ci metti la marmellata sul toast. Ha senso. E... ma io voglio andare via. Ah, non si può. No, è penso di dover usare le live. E beh, una free demo effettivamente. Gran merda. E sto mettendo la live gem a tutti. Guarda. Live gem. Qui live gem. God tier game design. God tier game design. Vuoi una demo? Sì, ti ammazzo. Adesso puoi provare. Enjoy your free samples. Me li ha fatti usare, sto bastardo. Ti è piaciuta la free demo? Ah, scherzo, so che vi è piaciuta. Oh, vedo che state ancora male. Vi curerò. Oh. Ok. Ok, in realtà ci ha fatto piacere. Perché ok, non ci ha dato life gem gratis, ma ci ha curati. Ed eravamo comunque se non è qualcuno gratis te lo do. Ah no, forse non eravamo niente, perché non abbiamo fatto grandi sfide, però vabbè. Vuoi comprare delle life gem? Ok, costano 50 di meno che dal vendor. Ma no, ne abbiamo già. Non ti preoccupare, ne avrei bisogno dopo. Cambia lì, cambia qui. Aspetta, volevo vedere prima se riusciamo a raggiungere altri posti. No. Ok. Faccio del cambio da cambiare. Poggers. Dai. E vado qua. Eh già. Chiava. E ora ricambiamo se possiamo tornare indietro. E ora torniamo effettivamente proprio tutto full indietro. Però dobbiamo switchare. Entra. Da qua, sì. E fare come abbiamo fatto prima. Eccoci. E, ah, giusto, perché non sono Omori. Mi stavo cercando di muovere pensando di essere Omori. Ragazzi, meno 45 sub e siamo arrivati al goal. Ricordo, se vi siete collegati adesso, che stiamo giocando a Omori, un horror RPG, che in questo momento è più RPG che horror, ma poi passerà a essere più horror che RPG. Vi ricordo che con il Prime potete iscrivervi gratuitamente. Passate il mouse sul video dello streaming, sui nostri faccioni. Se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready, lo cliccate e siete automaticamente dei nostri. Quindi grazie, altrimenti potete sostenere economicamente il nostro lavoro con sub regalate, oppure pagare 4,99€ e subarvi. Potete subare al canale per vedere gli streaming senza pubblicità, per supportare il nostro lavoro, grazie a Piggy che l'ho appena fatto. Quindi dicevo, senza pubblicità
per usare le nostre emoticon e per entrare al terzo mese di sub dentro il gruppo Telegram. Grazie mille a chiunque lo farà. 306 sub, let's go. Usiamo la chiave. E ora non abbiamo più chiave. Sì sì, granitici 1200 spettatori anche oggi pomeriggio. Infatti fuori di melone sta cosa, ragazzi. Granitici. Ok. Una foto di qualcuno di familiare. Questa foto l'avevamo già trovata anche nella stanza esatto, iniziale. Esattamente nello stesso modo, le candele intorno. Una life gem, buona. Buona anculo la life gem, ragazzi. Ok. Qui abbiamo dell'altro Maremma. Scusate, che mi confonde questa cosa di non essere omori. Non capisco dove mi devo muovere. Ah, però qui proprio non si passa. Ah, perché mi stava fottendo la prospettiva, ok. Ok, Kayla ha trovato un po' di cioccolata. Abbiamo una angry e una normale. La angry è debole a Happy. Mm-hmm. Quindi Happy a lei, in realtà. Happy a Aubrey. Potrei però provare semplicemente a crittarlo, ragazzi. Seguitemi. Io attacco lui. Attacchiamo tutti lui. Passo a Omori. Lo critto. Non ho stabbato però. Ho attaccato e basta, mi sa. Però così lei deve debole. Infatti sono un cretino. Perché volevo stabbare. Ma ho attaccato e basta. Volevo stabbarlo. La pezza sia morta uguale. Adesso a sto punto stabbo, ma stabbo l'altro. Grazie Jack della sub. Stabbo l'altro. E qui let's go. Aia. Bam, 63. Curo Omori, ragazzi. Veramente una cura free. 8, direi. Di Aubrey della kill. Bella lì. Ok. Omori livello 8. Ci sta, alla grande. Il modem della 56k. Ok, un po' di tofu. Abbiamo un computer normale e un Happy. Happy è debole a Sed. Quindi qui possiamo farla effettivamente la skillatina. E lo one shottiamo, secondo me. Tutti gli altri attacchino di qua. Buona, velocissimo. Passo a Omori. Non è morto però. Fuck. È sad allora forse. Prende pochissimo danno. Forse è semplicemente Hiro che mi fa cazzo. Ma vedi che non ha... Non succede niente. Non ha aura. È vero. Guarda che... Sì, che outline grossa, hai ragione. E allora Hiro che mi fa un cazzo di danno. Direi di andare a attaccare Gianni. Qui possiamo fare così. Qui possiamo fare così. Qui faccio così. Ok. E riattacco. Potresti... Ah, niente. Ah, avresti quasi potuto... Fare il curo? Fare il curo su Uri. Allora... Sopra. O venivo da di là. No, ma venivo da di là. Sotto? Non lo so, ma prendo prima l'oggetto perché tanto è esatto, da tendina. Limonada. Che cazzo è? Ah, una lattina. Ah, ma non la posso prendere, è un elemento di sfondo e basta. Yeah.
Ush, bei botti. Yeah. Non stiamo quasi mai usando oggetti, ma meglio perché ce li dobbiamo tenere per la fight, per le fight bossanti, gli oggetti. Tu e i tuoi amici ti sentite come nuovi. Rosalba. E non dimentichiamo la tradizione. Certo. In ogni singolo picnic dobbiamo picnicare. Hai ordinato? Eh sì, sto aspettando di fare. Ho molta fame. Anch'io. Mi prenderò. Ho sinceramente. Leggi un po' per favore. Oh, questo posto fa così schifo e puzza. E il mio naso non ce la fa più. Che fretta c'è? Che fretta c'è, sì. Ci sono un sacco di tesori dappertutto. Oddio. Troverò quante più lattine. Cioè, tirerò su, insomma, scaverò su. Quante più? Quante più lattine riuscirò a trovare. E poi dopo dobbiamo andare tutti a riciclare tutte quante alla macchina per il già riciclo. Ah vabbè, sono sicuro che, che siamo passate davanti a una di queste macchine vicine alla casa di Space sì, Boyfriend, sì. Ma l'abbiamo già usata, quindi. Lascia stare le lattine, dobbiamo riuscire a trovare lo special mixtape e andarcene da qui. Oh dai, resisti. Ce la farai. Comunque, no, la cambi nuovo non ce la posso fare, ragazzi. Ma porco il palle. Ma hai staccato e riattaccato anche tutto. Ma allora perché? Fammi cambiare cavo. Lo cambio cavo. Non è che sta scaldando? Ma mi pare. Ma non fa strano, caldo, non eh. Devo arrivare dietro al computer. Ok. Sì, sì. Mi sto spostando. Ragazzi, ragazzi, Ripcam, grazie di averlo scritto e ce ne siamo accorti. No, non me ne ero accorta. Allora, se non altro, pensate al buon riciclaggio che faremo per l'ambiente. Allora, il fatto che Mary possa teletrasportarsi, in realtà secondo me richiede un attimo di riflessione in più. Ovvero, è sempre nello stesso slot? Ok. Dicevo, richiede un po' di riflessione in più. Cioè, è un posto sicuro per Omori, Mary. Il che è assurda, no? Come cosa? Perché a Mary invece è collegato sicuramente a un trauma. Ma ciò nonostante, Mary è il posto nel quale tutti quanti ci ritroviamo. È lei che organizza il picnic, è lei che ci vuole bene, è lei che si prende cura di noi. Secondo me è un simbolo grosso al quale daremo un significato prima o poi. Testicolini caldini ci fa una donazione. Sergio e Chiara, ricordate per caso il periodo di carote e zanatori? A cazzo, certo che ce lo ricordiamo. Bellissimo, bellissimo. Ai tempi di Topaz, può essere? Mi sa. Penso fosse Topaz. Infatti ora gli ho cambiato cavo, quindi. Vediamo. Se non altro, dicevamo, pensa al riciclaggio che faremo. Sì, dai, facciamolo per l'ambiente. Bella. Allora, prendiamo a Tin. Oh no, machete mixtape attacca. Sembrano negativi di fotografie, scrive qualcuno loro. Beh, ha senso. Comunque loro sono dentro delle fotografie, effettivamente. Allora, direi Angry, debole a Happy. Eppiamoci per una volta, cazzo. Eppiamoci. Eppiamoci Omori. Vediamo cosa fa Omori Happy. Facciamo full focus. Ah no, però qui posso ingrare perché l'altro è sad. Qui posso ingrare. Allora aspettate però. Ah no, era giusto. Allora, attacco qui. Qui pep tolco. Dopo Angro, perché con questa Angry attaccheremo il mixtape macete. E qui attacco lui così per sport. Ok. Mixtape non si untangla. Ce la puoi fare! Oh, che bello, Mori Happy.
Ok, quindi adesso possiamo attaccare e fare il riattacco volendo con Omori. Qui con lei invece attacchiamo di qua. Qui attacchiamo qui. Qui attacchiamo qua. Faccio il riattacco. Sì, sì. Riattacco alla grande, secondo me lo stereo se ne va a fancazzo. E infatti a fancazzo è lo stereo. Sì, sembra molto forzato come sorriso, sono d'accordo. Attacchiamo tutti. Penso sia morto. Se non con questo, col prossimo attacco. Let's go. Bella lì. Opri fallotto, che è il fallotto. Miro fallotto, impara Charm. Buono, sembra un bel nerf Charm. Sembra un bello status ottimo per un PG bulky come Hiro. Vediamo un po'. Agisce per primo. Ah no, è un taunt. Non mi piace tanto. Però situational, vabbè. Dead batteries abbiamo trovato. What? Che ci facciamo con le dead batteries? Con me le ricicli. Sì, le ricicli per 20 clam, hai ragione. Qui c'è un machete mixtape, prendo prima l'oggetto. Pezzo di computer, immagino di riciclare anch'esso. Abbiamo trovato la cioccolata. Qui andiamo di attacchi a area. Doppio e doppio. Passiamo a Hiro. E let's go. Qui dispensiamo bei damaggi. Qui cosa gli tira giù? La speed. Giustamente ci riempie di nastrene. Miss. Ottimo. Se dove faccio un live domani? Non credo. Non lo so. Perché? Ah ok. Cioè non lo so. Dipende da come va a finire. Ma qui dovremmo aver chiuso la pratica mixtape, ragazzi, eh. Allidididadidida. Bella lì. Chiusa la pratica. Tra 20 barra 50 minuti arrivo. Boh, tantissimo. Super fan. Ok. Vabbè. Ho un sacco fame. Attendiamo. Ho un sacco fame. Prendiamo bottiglia di vetro. Saliamo qui sopra e godiamo il panorama. Bello, 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 bello. Provi a salire con gli altri. Farei salire Kel, che è un po' quello più pazzo. Nada. Bubble wrap. Aspetta, eh. Bubble wrap, death più 3. E in questo momento abbiamo death più 2 qui. E mi sa death più 1 su Kel. Sì. Death più 3. Bella lì. Sì, sì. Ma piace. Pensi che il mixtape sia quello qua? Ah, quello lì sopra. Attenzione. Ma che cazzo? Che succede? Chi l'avrebbe mai detto? C'è un punto debole sulla sua testa. Mi rendo conto subito di quando ci troviamo davanti a un punto debole. Tiriamogli qualcosa addosso. Sono sicuro che funzionerà. Boss fight? Ah, allora vai da lì a tirargli la roba. Ah, sì sì, quella piattaforma sembra perfetta per tirargli la roba. Taggami. Nella lista strana abbiamo trovato solamente una cosa, mi pare. Sì, solo una cosa. Ok, quindi Kel tira le cose. Quindi era effettivamente Kel. Non abbiamo tolto noi Hector. Lo ha perso Kel nella scala per venire qua. Sì sì, comunque tira le cose Kel, grandissimo. Fenomeno. Quando c'era Hector, lo so. Let's go.
prendiamo dell'ottimo rubber band, lattina. Allora, controllo un attimo cosa c'è intorno prima di fare le fight. Poi tribù. Ok, i libri di poesia infliggono sempre sadness. Qui? Mio Dio. No, 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 piano, 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 con calma. Quei due. Sono due coccodrilli segreti. See you later, alligator. See you later, alligator. Ok, no, ho cambiato idea, c'è troppa gente. Aspetta, c'è troppa gente, però se la cleariamo tutta e poi entriamo lì dentro, poi si sclera. Quindi dobbiamo fare prima l'interno. Ha molto più senso. Ti pare? Ok, kill Kel digga e trova una lattina. Qui doppio neutro. Quindi solita strategia del doppio doppio più AOE di Hiro. Che carine l'immagine quando si taggano, sono d'accordo. C'era una stanza, ho saltato una stanza, ho lasciato indietro un ingresso, torno subito indietro, ragazzi. Finisco prima questa stanza e poi torno indietro, non me ne sono accorto. Tu te ne sei accorta? Mamma non muore. No, infatti. Però hanno fatto bene a dircelo, non me ne ero accorto io. RPN, RPN. Ok. Ciao. Cosa? Ok. Preso il plum juice. Di là, ci puoi andare? Ah, sì. Puoi passare? Sì. E rubber band e... Mio Dio, piena di roba. Ciambella. No, di là esci. Ah no, ok, no, non esci. Ho trovato anche Jax. Candy. Quindi hai un'uscita lì, un'uscita qua sotto e un'altra. Questa uscita. Non è un'uscita. Popcorn. Quell'armadio? Sì. Nulla, non si può fare interatto. Okay. Di qua altro oggetto. C'è un'altra uscita banana smoothie. Binoculars, che è altra roba di Equip. Cresce l'hitrate per qualcuno che deve essere happy. Binoculars. Two noculars. Binoculars per due. Aspetta, vado a prendere un po' di là. Mi dispiace che sono da soli tutto il giorno. Va bene. Pieno di uscite, ragazzi, questo posto. È la scope lens. Ci ragiono perché in realtà non stiamo eppando nessuno nel nostro gameplay. Non stiamo eppando mai nessuno. Non rendiamo mai nessuno happy. Sì, non ti piace rendere la gente happy. No. Incazzati o tristi. Sad run. Come si fa ad andare qui? Ah, così. Uno sparkler. Cos'è uno sparkler? Ciao, Topino. Cos'è uno sparkler? Ah, è uno sparkler, ok, sì, è la stella filante. Stella filante, sì. Non so se voglio prendere le uscite... Perché ce ne sono. Allora, qui da dove siamo entrati. E ce n'è. Una lì sotto. Una lì. Dove? Qui. Due. Una. Due. E tre sopra. Eh sì. Una qua. C'è un'altra qua sotto. Ok, tre. Grazie Marcolino della sub. Tre. E 4, no? Hiro, sposami. E 4, sì, sono 4 exit. Avete fame anche voi? Ma andiamo prima nella location che mi avete segnalato. Che mi sono perso, se no cleariamo un posto. Era questo lo stanzino? Ah, sì. Ah, era lo stanzino degli alligators, tra l'altro. Gator e guy. Gator guy, sì. Uber. Over. Perché se lo dicono al... Cos'è? Aspetta, bacchellato. Mr. Scarecrow. Mi chiamano lo Scarecrow perché sarebbe Scarecrow. Ma Scarecrow perché c'ha il bersaglio addosso. Sono bloccato a terra. Tirami la roba.
E ascolta suoni strani. Vabbè, lo faremo. Over balletto e napoletano. Over. Aspetta. Divertente? Vieni un altro giorno e prova ancora. Puoi fermarti adesso. Mi sta veramente cominciando a far male. Per favore, fermati. Ma sei cattivissimo. Scherzo, incazzatissimo. Se non ti fermi ti dovrò riportare alle autorità. Per favore, te lo sto chiedendo per favore. Io finché continua a dire cose diverse, continuo. Basta. Ho detto basta. È lo scarico. Le parole non vogliono dire niente per te, eh. Sig, mi ricordo di quando le persone mi ascoltavano, sai, al liceo, perché lui andava anche al liceo, quando le persone, ah, sai, al liceo le persone mi prendevano in giro perché non ho le gambe. Povero. Dicevano cose come, oh, è lo Scherzo. Che sta sempre nello stesso posto come fa sempre perché, usiamolo come bersaglio per fare pratica, ma no. Ma no, ma stai essendo cattivo. Ma stiamo scoprendo la sua storia. Ma lo stai bullizzando. Oh, i bambini sono così cattivi. Davvero, davvero orribili. Mi stai solo tirando palle. Perché io mi lamento. Non è niente rispetto a ciò che sono stato abituato a sopportare. E comincia sempre tutto da cose piccole. Cominciato dagli elastici, poi le palle di gomma. E poi mi ricordo che qualcuno mi ha tirato un banco. Oh, porca. Sì, un intero banco addosso. E mi dicevo, se sono sopravvissuto a questo, posso sopravvivere a tutto. Se avessi avuto delle mani, avrei potuto giocare a prendere le cose che mi tirano. Dai, tirami la palla, provo a prenderla. Ah, vediamo, mi è passata tra le dita. Ah, non preoccuparti, la prenderò la prossima volta. Oh, l'avevo quasi presa, hai visto? Dai, provo ancora. Ah, bei tempi. Ok, non parla più. Ah no, aspetta. Può essere che non ho veramente, che non ho davvero neanche, delle mani? Neanche le braccia. Neanche le braccia. Sig, spero di poter, vorrei potermi muovere. Sembrava QWERTY l'ultimo suono. Potrei andare in giro per il mondo. E poi fare mettersi in famiglia con qualcuno che amo. No, è pericoloso sognare così senza ritegno. Perché devo essere bloccato qui e poi non ho letto? Perché il destino è così crudele? Che cosa ho fatto di sbagliato? Non è giusto. Odio tutto questo. Ah. Cos'è questa sensazione? Penso di stare per piangere. Sto piangendo. Non ho condotti lacrimali, quindi in teoria non potrei. Vabbè, scordo tutto quello che ho detto. Ok, ho fatto l'achievement, ragazzi. E abbiamo finito. Sì, abbiamo finito tutto il dialogo. Abbiamo fatto l'achievement, ragazzi. Worth it. Worth it, ragazzi. Super worth it. Wortone proprio. Controllo. Ah no, no, controllo un cazzo perché gli interni in realtà poi non è che siano pieni di mostri. Però proprio per questo in realtà dobbiamo esplorarli. Perché sennò poi resetta comunque qui dentro. Anche se vedo che i mostri sono a guardia di oggetti, quindi in teoria potrei farli. E poi non rifarli, non clearli dopo. Ok, lui è Pino. Quindi va seddato. No, ho sbagliato. Volevo fare Omori. Vabbè.
Aia. This hurts. This faceva mal. Oh, ho tolto l'audio, scusatemi ragazzi, lo ritoglierò di nuovo, ma solo per un secondo. Ok, detolto. Preso, glass bottle. Prendiamo anche di qua, se c'è un altro item. Sì, c'è. L'achievement si chiamava Scarecrow. Ok, qui attacco di gruppo è buona. Passiamo a Aubrey. Ah, c'è il cursore, scusatemi. Cazzo, Aubrey è un PS. Ora le tiro una cura di Cook fuori off screen. Let's go. Lo stanno ancora preparando. Bella lì. Ok, confetti. Ho trovato dei confetti. Buoni confetti. Devo fare del cucos. Ragazzi, Paul, confetti al cioccolato o alla mandorla? Mandorla. Ovviamente alla mandorla. Let's go. Oh, Gaza. Poggers. Let's go, poggers, 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 bunker, 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 bunker. Ok. Siamo contro un che cosa? Shark Lane. Ok. Beh, letterale. Direi di fare anche qui del full attacco. Ma visto che è un nemico pericoloso, proverei anche lo stabello. Ok. Così facciamo la combo, ragazzi. Ah, ma sì, confetti in inglese coreanoli, eh. Sì, sì, sì. Giusto, hai ragione. Io pensavo che avessi trovato più dei confetti. No, hai ragione. No, confetti significa sì, coreanoli. Sì, 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 hai ragione, hai ragione. Comunque figo il fatto che le branchie siano gli oblò. È sopravvissuto, ragazzi. Pininini. Ah, cazzo, ma un sacco di vita. E tininininininini. Perché ho annoiato lo Shark Plane? Non capisco un cazzo. Ho smiscliccato, Dio santo. Perché? Capisco mia nulla. Volevo angrare lei. Vabbè. Diamo una candy. Aia. Vabbè. Ragazzi, sono un cretino. Non c'è niente da fare. Se non... Eh? Cosa? Perché? Per i gatti? Ah, perché? Ma falli stare qua. No. Sì, falli stare qua. Allora, livello 9, running gun. Ok. Running gun. Allora, l'ha imparata però Kel, visto che spara, no? Ah, è la sua ultima skill. Fa un attacco basato sulla sua speed, che è tanta, perché è tipo il primo. Ah, basato sulla sua speed anziché sul suo attacco. E le stats dove le vediamo? Qui. 22, anziché 16, buono. Buono. Buono, buono. Buono, buono. Grazie Arima, che sei buona per il 34esimo mese, grazie. Allora, faccio del curo. Di nuovo. Perché secondo me... Ma fuck, ma... Siamo messi di merda. Vabbè. Magari poi usiamo qualche item. Ramen, sempre dentro il cesso. Il dex lo facciamo dopo, ragazzi. Non voglio perdermi dentro l'esplorazione di questo posto, quindi necessito di rimanere concentrato. Allora, con quel computer l'abbiamo già battuto. Facciamo le prime due uscite, una sotto e una sopra.
Perfetto. Questa non porta a niente se non a questo shark plano. Shark plano Happy. Happy debole a Sed. Ergo, sinergo, sta bello. Più attacchello di tutti e passo il palla. Tutto malissimo. Let's go. Questo gli faccio veramente malissimo adesso. Let's go. Epic crit su, i trade giù. Non è morto. No, ma poco ci manca. E invece, ragazzi, è bello bulky sto cazzo di aeroplano, eh. Ok, non mi ha fatto molto. Grazie Andrea per la sub. 2 mesi insieme, 310, let's go. Di Omori ne parlerò sul canale una volta finito, magari sì. Ok. E qui non c'era nulla a parte un item. E allora probabilmente sono tutte dead end, tranne una ci farà andare avanti. Mi viene da pensare. Ok, qui c'è una cosa di trama, vi direi. Perché c'era nel trailer loro seduti, quindi aspetto Chiara. Proviamo le altre uscite. Ok. Ranno. L'abbiamo già fatta questa battaglia. Anche secondo me, Marco, quando saremo full luck potremo usare l'Happy, perché allora crittiamo magari 100% e ha senso rinunciare a un po' di trading, ma altrimenti no. Abbiamo trovato Duki, quindi il secondo oggetto di Gianna. Peraltro c'è un'uscita lì, oltre che un oggetto, ma andiamo con calma. Allora, qui solita strat del doppio giro. Ok, let's go. Ok, il computer fa abbastanza schifo comunque. E qui full attacchini. Per ora non ci è mai capitato di usare, oltre che nel tutorial, l'out attack. Però forse perché non abbiamo mai fatto una vera e propria boss fight. Allora, qui prendiamo Life Jam. Boh, non ne abbiamo diversi ora, eh. Vediamo qui sotto cosa ci è. Donut e una forma di parmigiano che non si rompe. No, non gli faccio niente sta roba. Aspetta, questo è formaggione, è la forma di parmigiano. Sì, è giusto, è proprio la forma di parmigiano. Ok, ascoltatemi, ma se ce lo mangiassimo, se tutti cominciamo tra qualche ora abbiamo finito. Però poi mi fa fare le scorregge. Kel, no, non facciamo così. Io ho la soluzione perfetta. Taggami, so io come fare. Ok, ora sono confuso però su cosa fa andare avanti. Però lì c'è un ribbon e basta, quindi non credo che il mixtape sia lì. Non credo che il machete mixtape sia lì. Non credo. C'è un oggetto in basso a sinistra? Non l'ho visto. Ok, giusto. Starfruit soda. Ci tornerei dopo qua. Uscita numero 1. Qui ce n'era un'altra. Questa non l'abbiamo fatta.